Allora, cominciamo questa giornata, questo pomeriggio per i giovani, per voi giovani. Ci sono tanti giovani qui, non ultimi questi splendidi volontari che riempiono il meeting. Oggi parliamo di voi ancora, di scuola, di futuro e di cose belle. Ieri sera ho avuto l'occasione di vedere questo film molto bello che si chiama Solo cose belle, non so se qualcuno di voi ha avuto questa fortuna, ed è un film meraviglioso perché al di là che racconta appunto la storia poi di quello che Stefano Zamagni chiamerebbe l'economia del dono, di una casa famiglia che in qualche modo poi coinvolge la figlia del sindaco, ma quello che c'è di bello è che Ciccio, che è un disabile che fa parte di questa casa famiglia, a un certo punto dice alla mamma, che è molto sconfortata perché ha ricevuto uno sfratto, l'ennesimo sfratto da parte del sindaco che era prossimo alle elezioni politiche, delle nuove elezioni politiche, e che per avere la sicurezza di essere rieletto fa chiudere questa casa famiglia perché il paese non la voleva. C'era dentro un immigrato, immaginavano che fosse dell'ISIS, una cittadina piccola come Faenza, è lì che è ambientato. E quindi a un certo punto la mamma sconfortata sta facendo i scatoloni per andare via, per riempire il pulmino, e dice: mi dispiace che dobbiamo partire di nuovo, dobbiamo riempire il pulmino e andarcene, mi dispiace di tutto quello che sta succedendo. Lei era sposata e avevano a casa una persona che gli era stata affidata dal tribunale per scontare la pena, avevano un immigrato, avevano due disabili, un figlio naturale, eccetera. E quindi è molto così sconfortata, si lascia un po' così andare allo sconforto, ne parla col marito e questo ragazzo disabile, Ciccio, gli dice: mamma, solo cose belle, solo cose belle. Cioè in realtà lui vedeva soltanto la parte positiva della vita, riusciva a cogliere gli aspetti positivi nonostante la drammaticità dell'ennesima ripartenza, no? E poi alla fine, quando se ne vanno, il papà mette in moto il pulmino e gli dice al sindaco: ce l'hai fatta a mandarci via, probabilmente ti sei anche accorto di aver sbagliato e forse di aver perso, benvenuto tra i perdenti. In realtà poi da quella perdita che succede? Succede che il sindaco stesso mette su una casa famiglia e quindi da un errore in qualche modo cambia la vita del sindaco totalmente, perché poi a casa sua ospita un sacco di persone che hanno difficoltà. Lo dico perché la scuola spesso e volentieri magari usa la penna rossa, cioè magari vede soltanto gli sbagli, addirittura c'è questa attenzione forse alle cose magari che non vanno e che tutto pare che non vada. Invece ci sono anche tante cose positive, molto belle, tra un po' le scopriremo. E essere perdente non è una cosa che deve determinare a vita, deve caratterizzare un individuo, una persona, perché si può comunque sempre ricominciare. E dobbiamo però abituarci anche noi a vedere solo cose belle, perché ce ne sono tantissime. Quindi con questo spirito oggi parleremo di scuola, del mondo delle imprese, di alternanza scuola-lavoro. Oltre noi che ci vedete qui sul palco ci saranno poi alcune persone invece che hanno avuto l'occasione con la loro vita, con il loro esempio, con il loro lavoro di avere un impatto sociale nella società, no? E come diceva appunto Albert Camus, in realtà l'uomo è l'unico animale che in qualche modo non si accontenta di essere se stesso, non si accontenta di essere se stesso perché vuole sempre riuscire a cambiare se stesso e a cambiare i limiti che si è dato, no? Anche Etty Hillesum, di cui avete visto forse la mostra, dice che anche la morte non è più un limite. Quindi queste persone, poi le sentirete, hanno sfidato i propri limiti, ovviamente partendo da un talento, e si sono appunto lanciati, hanno dato questo forte segnale. Tra questi c'è una persona che arriva da lontanissimo, dall'altra parte del pianeta, che è qui vicino a noi, che è qui adesso presente, è di Cesena, è nato a Cesena, vive a Cesena, ed è un artista che ha trovato un talento, che è Giuseppe, e che io al quale chiederei di rompere un po' il ghiaccio, lui poi ci farà vedere cosa è capace di fare. Se dimmi tu di che spazio hai bisogno, basta questo. Adesso sentirete cosa sa fare, lui è campione mondiale, non dico nient'altro perché poi fa parte del suo intervento, però lo immaginerete tutti che parte da una cosa apparentemente banale, però poi è una cosa comunque molto bella.
Azel, il suo nome d'arte Azel, da Cesena, la lontanissima Cesena, è venuto a piedi. Non era mai capitato che probabilmente Marco ti avessero fatto un'introduzione così moderna, così particolare, tu che magari sei abituato al grigiore dei palazzi ministeriali, no, probabilmente no, ma voglio dire, però così non era capitato probabilmente. Questo non so se ti imbarazza, ma tocca a te, quindi adesso devi raccontarci tu qualcosa. Beh, buonasera a tutti e grazie dell'invito. Devo dire che partecipo con grande piacere a questo 40° meeting. 40° meeting per l'amicizia fra i popoli, lo dobbiamo anche ricordare. Qui voglio ringraziare... Così va bene? Ecco, va bene. Voglio ringraziare tutti gli organizzatori per il loro costante impegno. Impegno nella realizzazione di questi importanti giorni. Giorni di riflessione, secondo me, per la società italiana. Grazie soprattutto, ripeto, per avermi invitato, Pierluigi. La mia presenza, quando ho scritto questo, già pensavo... a oggi, ecco, per cui la mia presenza qui al meeting dell'anno scorso, ma venivo già anche negli anni precedenti, era successiva al mio immediato insediamento come ministro. Oggi torno qui dopo come ministro uscente, lo dobbiamo anche dire, ecco, quindi, ma con la serenità e la forza che mi derivano dalla consapevolezza di aver lavorato con impegno, costanza, con un unico vero e solo obiettivo, che è il bene dei nostri ragazzi, dei nostri docenti, di tutto il personale della scuola, dell'università e del mondo della ricerca. Abbiamo profuso veramente tutte le nostre energie per superare quello che era un grosso ostacolo che abbiamo trovato, che era la legge cosiddetta buona scuola, e riportare questo settore chiave per il presente e per il futuro del Paese sui livelli che merita, dopo anni di tagli, disattenzione e soprattutto scarsa cura. Io ho basato la mia azione di governo soprattutto sull'ascolto, sul dialogo con tutti gli attori che ne fanno parte. Vorrei anche da questo punto di vista farvi un esempio, la creazione anche di un gruppo di lavoro per la parità scolastica che abbiamo istituito, composto da rappresentanti dell'amministrazione, delle principali associazioni, degli studenti e dei genitori delle scuole paritarie. Il fine prefissato consisteva nel portare a compimento entro l'anno una storica riforma di quella decreto legge 62, questa legge del 62 del 2000 sulla parità scolastica, nonché, come è stato anche ampiamente fatto, potenziare le qualità del sistema nazionale di istruzione integrato e garantire una reale libertà di scelta educativa alle famiglie come prevede la nostra Costituzione.
Se ci pensate, per la prima volta le scuole paritarie potranno accedere ai PON, era una promessa, l'ho mantenuta e credo che sia un grande risultato che siamo riusciti a portare a termine. Parlavamo di alternanza scuola-lavoro, l'ho trasformato in percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento, meno ore ma più qualità. Io credo che l'alternanza è positiva, è necessaria, ma non deve essere quello che per molti casi è stato un apprendimento e un apprendistato soprattutto occulto, bensì deve essere un momento in cui fare scuola, ma anche non solo a scuola ma fuori dalle aule, per apprendere anche in un contesto lavorativo. Voi dovete pensare che abbiamo molti territori dove arrivare a ottenere le 400 ore obbligatorie che prevedeva la riforma Renzi per gli istituti professionali e tecnici e 200 per i licei ha veramente obbligato le scuole a fare salti mortali. Penso sempre a quel ragazzo che mi raccontava di Massa Carrara, studente del liceo classico, che è andato a fare il bagnino in Versilia per arrivare a ottenere questo. Io non lo volevo questo. Io non impedisco alle scuole e non ho voluto impedire alle scuole di fare anche 600 ore di alternanza, ma ho voluto abbassare, questo tengo a precisarlo, al minimo, proprio perché sia aderente all'indirizzo di scuola che i nostri ragazzi fanno, perché queste esperienze didattiche siano altamente formative e che siano svolte veramente in partnership con le aziende e le imprese, soprattutto quelle del territorio, coinvolgendo anche gli enti locali in questa responsabilità formativa, perché sono fondamentali anche loro, perché bisogna abituare i nostri giovani al mondo del lavoro e aprire soprattutto opportunità occupazionali. Poi insieme al collega Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e per il Turismo, Gianmarco Centinaio, abbiamo deciso di rafforzare anche attraverso la creazione di una task force la formazione tecnica e professionale in ambito turistico, alberghiero e agricolo. Abbiamo la necessità di creare sempre più una formazione di alto livello, perché i nostri ragazzi possano entrare con maggiore facilità nel mercato del lavoro e contestualmente le imprese possano avere a disposizione capitale umano qualificato. Servono nuovi tecnici specializzati, ne servono tanti per far fronte ai nuovi mezzi di produzione, all'automatizzazione, alla meccanizzazione, alla filiera produttiva e allo sviluppo digitale e tecnologico. E per questo quest'anno abbiamo deciso di raddoppiare i fondi per l'orientamento nelle regioni dove sono presenti gli ITS, che non vanno confusi con gli istituti tecnici, ma sono gli istituti tecnici superiori, che hanno veramente la possibilità e garantiscono la possibilità ai nostri ragazzi che li frequentano dell'85% dell'impiego al termine del percorso. E alle regioni abbiamo assegnato 32 milioni per il finanziamento di questi ITS, 10 milioni in più rispetto all'anno scorso. Più risorse e soprattutto disponibili prima. E questo, se vedete, è un'altra prova che conferma che dalle parole siamo passati ai fatti. Abbiamo anche avviato un processo di ridefinizione degli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi degli ITS per valutare una maggiore partecipazione nella loro governance da parte delle imprese. E anche questo, se ci pensate, è un ottimo successo. Oltre poi 150 milioni nel digitale, nelle STEM, ambienti didattici innovativi, nell'educazione all'imprenditorialità, abbiamo anche raddoppiato recentemente i fondi per le scuole innovative, stanziando altri 20 milioni di euro in aggiunta ai 22 del dicembre scorso. Un altro tema a me caro, la ricerca, deve diventare veramente motore dell'innovazione e della crescita del nostro sistema paese, perseguendo sicuramente gli obiettivi della terza missione e dell'internazionalizzazione, rafforzando il trasferimento tecnologico e implementando anche il partenariato pubblico-privato.
Questi sono gli obiettivi del nuovo piano nazionale della ricerca che abbiamo elaborato, che vuol dire investire sulla dimensione sociale degli Atenei, premiare il miglioramento delle accademie. Il fondo di finanziamento dell'università è finalmente tornato ai livelli pre-crisi. Questo è un altro grande risultato che abbiamo raggiunto. Abbiamo creato una fondazione, ed è la prima volta che avviene, per il trasferimento tecnologico. Sarà qualcosa di innovativo che mi auguro avrà sicuramente un gran successo. Inoltre abbiamo favorito il dottorato industriale, messo al centro il tema dell'intelligenza artificiale, per la quale abbiamo creato un dottorato ad hoc. E abbiamo anche impostato la riforma dei dottorati. Più posti, più risorse e soprattutto meno burocrazia. Io credo che senza studio e conoscenza non c'è sviluppo sociale e soprattutto sviluppo economico. Senza educazione e formazione non esiste libertà. Senza libertà, spero che siate tutti d'accordo, non può esistere un futuro. Ed è esattamente come si fa qui al meeting. Bisogna ripensare la centralità dell'uomo e della persona all'interno della società contemporanea. Penso che la politica debba assolvere la missione di generare le condizioni di possibilità affinché ciascun individuo possa raggiungere la felicità. Cicerone affermava che vi potesse essere amicizia solo tra persone buone. Essere buono nel mondo antico significava essere virtuoso, cioè capace e valente. E per questo la scuola riveste un ruolo fondamentale e decisivo per far sì che ogni persona, nel rispetto delle sue qualità specifiche, possa esprimere se stessa al meglio e comporre nella comunità quell'amicizia solidale che sorregge una società vitale, dinamica ed energica. Ed è per questo che fin dal primo dal mio insediamento ho sostenuto la necessità di una vera e propria rivoluzione culturale, quella che ho chiamato la rivoluzione delle attitudini, parola a volte dimenticata perché si pensa troppo alle competenze, ma ci si dimentica delle attitudini. Dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi a leggere dentro se stessi e soprattutto permettere loro di sbagliare, perché anche questo è un modo per educare e per non sentirli sempre sotto esame. Perché educare significa dar forma al desiderio individuale, al desiderio del proprio cuore. Negli ultimi decenni si è imposta una visione, credo, ideologica, che all'idea di educazione intesa come paideia ha sostituito l'idea tecnocratica di informazione, nozionistica, e soprattutto ha interpretato il sapere come una collezione enciclopedica. Ciò che conta invece è il saper pensare. Conta lo spirito critico, la libertà di pensiero. Galileo Galilei diceva: non puoi insegnare niente a un uomo, puoi solo aiutarlo a scoprire ciò che ha dentro di sé. Quello che dicevo prima. È questo che gli educatori, i docenti, le famiglie ritengo debbano sempre tenere a mente. Anche la poesia, se ci pensate, di Papa Giovanni Paolo II, che funge da sfondo a questa edizione del meeting, nacque il tuo nome da ciò che fissavi, suggerisce questo: è nello sguardo, nella relazione, nel desiderio di riconoscere l'altro nella sua differenza che ciascuno nasce e cresce. Abbiamo voluto rimettere al centro gli studenti, le loro potenzialità, le loro vocazioni, i loro talenti. Le competenze sono certamente necessarie, fondamentali, ma queste possono essere esplicitate al meglio qualora l'atto educativo non si concentri unicamente sul saper fare, bensì riguardi la persona in tutti i suoi aspetti, intellettivi e soprattutto emozionali. È il progetto che ho chiamato Nuovo Umanesimo, che mi è stato rubato dal discorso del presidente uscente, anche lui, Conte, ma me lo sono sentito mio perché lo faccio dall'inizio del mio mandato. Riportare l'uomo al centro delle nostre azioni, immaginare nuove forme di convivenza in cui la libertà umana possa convivere con le trasformazioni, possa essere nell'innovazione tecnologica, questo è importante. Il benessere deve rimanere sicuramente il fine ultimo delle nostre azioni. E l'uomo non può diventare per questo mezzo sacrificabile di fronte a qualsiasi esigenza.
In ciò consiste il servizio che la politica, in colloquio con tutti gli attori che compongono la società, deve portare avanti. Per i giovani, per ridare loro speranza, di progettare la loro vita. Ritengo sia questa la chiave per fortificare l'asse scuola-impresa essenziale alla diffusione del benessere comunitario nel presente e nel futuro. Un nuovo umanesimo del lavoro quale mediazione comunitaria. Noi sappiamo già da oggi che il 65% dei bambini attualmente nella scuola primaria svolgerà un lavoro che all'inizio della carriera scolastica ancora non esisteva. In un mondo complesso che cambia ad alta velocità e che ci porta a competere globalmente, penso sia opportuno lavorare nella direzione di integrare e intersecare il sapere scientifico e umanistico. Oggi più che mai il sapere deve essere trasversale, flessibile, poliedrico, plastico, eclettico e l'apprendimento permanente e interdisciplinare, come ci ha insegnato con il suo esempio di vita anche Leonardo da Vinci, di cui ricordano quest'anno, come tutti sapete, i 500 anni della sua morte, che stiamo festeggiando su tutto il territorio. Lo snodo, io credo, cruciale in questo progetto riguarda l'orientamento, che deve svilupparsi a più livelli, nel sistema scolastico, universitario, nel suo insieme. Le scuole devono interfacciarsi con le aziende, le università devono avvicinarsi al mondo scolastico per riuscire a cogliere al massimo le vocazioni dei ragazzi e le imprese devono attivarsi sempre più per dialogare con la scuola e l'università e creare percorsi condivisi. E noi lo stiamo facendo. L'obiettivo è creare un circolo virtuoso affinché ogni step della crescita sia positivo per i nostri ragazzi. La formazione deve essere per questo orientativa ed è così, solo così che potremo secondo me incidere in maniera puntuale nel contrasto alla disoccupazione giovanile, indirizzando i nostri ragazzi verso il percorso loro più consono, che li proietti in un futuro veloce al mondo del lavoro. Se i ragazzi seguiranno percorsi formativi che valorizzino le loro potenzialità, potranno eccellere in quello che faranno ed emergere sempre di più. Desidero anche per questo complimentarmi con il presidente di turno del consorzio ELIS, dottor Donnarumma, per l'eccellente lavoro che ELIS porta avanti, insieme alle imprese, all'università e alle associazioni sostenitrici. ELIS, ricordo, svolge un importante ruolo per ridurre il gap tra offerta formativa e domanda dell'impresa, mettere in contatto aziende e scuole, coinvolgere studenti, docenti e famiglie. Grazie. Tutti insieme dobbiamo lavorare, credo. Io spero ancora per un po', me lo auguro, però dobbiamo. Affinché ognuno possa essere agente del proprio cambiamento e del cambiamento degli altri. Dobbiamo cavalcare le onde del cambiamento e non farci travolgere. E sono molto, credetemi, molto soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto in quest'anno anche come Lega al Ministero. Io credo che l'Italia ha delle capacità straordinarie che sono tenute in gabbia. Bisogna liberare le energie, dare spazio ai giovani. E a voi giovani dico due cose. La prima, siate sicuramente visionari e curiosi, ma non arrendetevi mai. Abbiate coraggio e non perdete mai la speranza. Ai docenti, dirigenti presenti, ai genitori, ricordo quello che dico ogni tanto e spesso. Il voto che i vostri ragazzi prendono a scuola, ricordatevi che è un numero che giudica un'interrogazione o un compito in classe, ma non giudica i vostri ragazzi. I nostri ragazzi sono sempre da 10, hanno dei sentimenti, hanno delle emozioni, hanno bisogno di confrontarsi, di relazionarsi tra di loro. E soprattutto anche a volte devono avere la possibilità di sbagliare e non sentirsi giudicati negativamente. Grazie, buon lavoro a tutti e buona fortuna a tutti. Allora, a proposito di giovani, proprio una cosa da 30 secondi,
C'è una ragazza, ti dicevo prima nel pre-meeting, che viene da Bologna, si chiama Maria Luisa, proprio una 30 secondi soltanto, una battuta, vuole domandarti alcune cose. Prego Maria Luisa, ti siedi lì al posto mio. Lei ha il sogno di fare mortadelle, bolognese, e quindi no, scherzo, non vuole fare mortadelle. Adesso ti racconterà che cosa ha fatto l'ultimo anno. Allora, salve, sono appena tornata dall'America da 2 mesi circa e volevo semplicemente dire che per me è stata un'esperienza incredibile, quarto anno esatto, e nonostante purtroppo i professori abbiano tentato quasi di scoraggiarmi di partire, io l'ho fatto lo stesso, soprattutto grazie al supporto dei miei parenti, dei miei genitori, e ripartirei mille volte. Cioè è un'esperienza che ti cambia la vita, e quindi niente, io purtroppo sono rimasta, cioè non purtroppo, però sono dovuta tornare e dovevo affrontare adesso l'ultimo anno, spero di farcela, e niente, lo consiglio veramente a tutti, cioè a tutti quanti, di farlo. Sì, nelle scuole italiane i docenti tendono a scoraggiare, penso, tutti gli alunni. Ci sarà sicuramente qualche eccezione, però nella maggior parte purtroppo è così. Però... molto emozionata, la rimandiamo via con un bel fiore, tutto per te. Grazie Maria Luisa. E Marco, cosa dire, era veramente emozionata. Speriamo di non dover vedere i nostri figli su Skype, insomma, prossimamente, ma di tenerceli qui in Italia e di poterci far raccontare queste cose. Che dici? È l'emozione non ha voce, vero? No, dico, Maria Luisa, giusto? Sono tanti i ragazzi come te che affrontano questa esperienza, sappiamo benissimo anche dei sacrifici che le famiglie affrontano per sostenere anche i costi di un'esperienza di questo tipo. Personalmente è la prima volta che sento di studenti che trovano delle resistenze all'interno del corpo docente. Normalmente la scuola tende a favorire, ma soprattutto crea un contatto con chi, con la scuola che ospita all'estero lo studente, proprio per condividere anche i piani e soprattutto poi il riconoscimento dei crediti al loro rientro. Spiace. Succede anche ai ragazzi che svolgono altre attività e che magari si occupano anche di volontariato, attività a livello magari intensa, sportiva, non venire riconosciute le loro diciamo, attenzioni e interessi e vengono a volte castigati ingiustamente. Questo è un appello che si fa ai docenti, ricordiamoci che i nostri ragazzi non sono solamente nostri ma appartengono a una comunità ed è un nostro sicuramente... oltre che dovere, impegno nel cercare di sostenerli in tutti i loro interessi. Però ricordiamo anche una cosa, io ho cercato e stavo cercando anche di togliere un regio decreto del 39 che impedisce ai nostri studenti di fare 2 corsi di laurea contemporaneamente. Noi siamo ancora vincolati a un regio decreto, io sto cercando di eliminarlo, perché anche da questo punto di vista dobbiamo pensare che l'accesso all'università, oggi come oggi, prevede magari l'ingegnere laureato in filosofia, o il medico laureato in ingegneria, o comunque anche da un punto di vista dell'orientamento, avere la possibilità di affrontare un percorso e poi magari dire ho sbagliato, ma nel frattempo mi sono mantenuto parallelamente a un altro. È presente in tante università dell'Unione Europea. Noi ancora non ce l'abbiamo, ma anche questo è un obiettivo che vorrei perseguire. Proprio perché non solo sulle scuole superiori, ma anche l'università ci sia la possibilità per i nostri ragazzi di avere riconoscimenti di crediti. Anche speriamo di arrivare a farcela. Dai, forza. Grazie Marco. Mi piacerebbe tanto sapere il nome di quel ragazzo lì, ma ce lo dice dopo. Quel ragazzo lì con quella bella capigliatura. Ce la dici dopo. Come ti chiami? Solo come ti chiami? Come? Lorenzo. No, siccome ci incuriosisce molto, tanto ti facciamo un applauso perché sei troppo bello. Adesso invece Stefano Donnarumma
e poi si prepari Gianluca Sabatini che ci racconterà invece un po' più nel dettaglio il progetto di cui Stefano è proprio il capitano della nave. Grazie, buongiorno a tutti. Intanto ringrazio il Ministro per averci citato col progetto dell'Elis. Qualche parola per inquadrare la tematica e poi, visto che me l'hai chiesto, qualche considerazione personale sul futuro, soprattutto per i giovani e sul talento. Allora, il progetto, come hai detto, verrà descritto meglio. Comunque, in sostanza, si tratta di 30 aziende importantissime come Enel, Eni, Terna, l'Acea stessa e molte altre, quindi aziende che rappresentano in termini di PIL per il paese qualcosa di veramente significativo e rappresentano centinaia di migliaia di lavoratori. Sono aziende che si sono interrogate intorno a un tavolo di confronto favorito evidentemente dal Consorzio Elis nel corso della presidenza da me presieduta, e un progetto che ha voluto prendere in considerazione alcuni temi che noi riteniamo essere veramente di grande attualità. In sostanza si tratta di orientamento allo studio. Si è partiti da alcuni principi di base, io ne cito solo alcuni che sono, credo, importanti. Il mondo del lavoro si sta evolvendo molto velocemente. Tutto quello che per me, io sono un ingegnere meccanico, quello che per me 25-30 anni fa era molto chiaro e ben definito quando io studiavo, la mia materia era una materia molto ben definita e tu potevi pianificare o comunque immaginare quello che avresti fatto in una carriera professionale, diciamo, con un certo criterio e una certa affidabilità. Oggi questo non è più possibile, sarà sempre meno possibile. Siamo in una continua evoluzione, la tecnologia digitale sta cambiando completamente il modo di intendere anche i mestieri più tradizionali, come quelli legati al mondo medico, al mondo ingegneristico. E le possibilità che ci vengono date da queste tecnologie sono veramente infinite, ancora assolutamente inesplorate. Ed è proprio come se si dovesse immaginare una terra da esplorare e quindi senza carte geografiche che dicano esattamente cosa si troverà, senza una rotta predefinita, che si deve affrontare questo mondo del lavoro. Prima il Ministro ha detto una cosa che io condivido profondamente: qua non si tratta di trasferire delle hard skills, come dicono quelli bravi che si esprimono bene, ossia delle competenze specifiche specialistiche. Qua si tratta di trasferire ai giovani la capacità di risolvere problemi, la capacità di analizzare e capire le informazioni, perché poi di questo si tratta. I dati, l'infinità di dati che le nuove tecnologie mettono a disposizione e che sono il vero driver per poter gestire le attività produttive, ma anche molte delle attività che hanno un impatto sulla socialità. Questo tipo di mestieri non si possono imparare solamente facendo dei corsi, si devono imparare evidentemente imparando ad imparare, quindi sostanzialmente aprendo la propria mente, essendo molto flessibile, avendo le basi per poter affrontare queste criticità. E c'è un altro aspetto fondamentale che abbiamo voluto affrontare, è il tema del lavoro di squadra. Ora, tutti voi lo avranno sentito dire mille volte, no? Ah, il team work, ci si riempie la bocca di queste terminologie, però bisogna capire di che si sta parlando. Oggi, oramai, il lavoro dello specialista chiuso nel suo mondo, della sua piccola scrivania o del suo computer, non esiste più. Il lavoro si fa sempre in collegamento con gli altri e spesso questi altri sono anche contemporaneamente in linea dall'altra parte della terra. Bisogna essere in grado di dialogare, di lavorare insieme, di darsi dei compiti, di scambiarsi compiti, di lavorare per obiettivi condivisi con metodologie condivise. Questo modo di lavorare ha molto più a che fare con le soft skills che con le hard skills, ed è proprio questo uno dei temi che abbiamo inteso affrontare con questo progetto. In sostanza abbiamo messo insieme cosa, Pierluigi? Abbiamo messo insieme, l'intento è di arrivare a 200 scuole, siamo già arrivati a diverse decine di scuole, l'intento è di arrivare a 100.000 e passa studenti, credo che siamo arrivati intorno a 26.000 studenti coinvolti, centinaia di docenti delle scuole medie inferiori e superiori e di presidi,
ma evidentemente non solo. Ovviamente cosa fa questo consorzio? Mette a disposizione manager e specialisti delle aziende per fornire alla scuola un elemento di confronto, cioè capire per il mondo dell'istruzione quali sono quelle skill, appunto, quelle caratteristiche, quelle capacità, quei talenti che vanno sviluppati perché servono al mondo produttivo e al mondo che fa girare l'economia, che per tutti noi è fondamentale e che garantisce un certo sviluppo di tutto ciò che è il nostro futuro. Da questo punto di vista io credo che questa contaminazione a due sensi, perché poi è evidente che l'azienda che entra veramente in contatto con la scuola impara dalla scuola molte cose. Ad esempio, io spesso, quando collaboro con gli amici professori universitari e non solo, parlo sempre del rigore accademico. Noi manager aziendali, gli ingegneri, gli specialisti aziendali abbiamo molto il criterio della prassi e dell'applicazione pratica, ma dimentichiamo frequentemente il rigore scientifico, accademico, che è tipico del mondo invece della scuola e dell'università. Ora, non mi dilungo oltre sul tema del progetto, ci tenevo solo a dare questi macro numeri e questi macro indirizzi per far capire quanto a nostro avviso sia importante che questo mondo, il mondo delle grandi imprese italiane, entri sempre di più in contatto con il mondo dell'istruzione, reciprocamente ci si aiuti a costruire il futuro che tu, Ministro, in qualche modo stavi già raccontando. Detto questo, mi prendo qualche minuto, perché con Pierluigi prima ne parlavamo, e voglio raccontare molto brevemente un episodio e poi ricollegare questo a quello che secondo me è il tema del talento e dell'individuazione della costruzione del futuro dei giovani. Sono molto impegnato su questo personalmente, non solo aziendalmente, ma volontariamente nel mondo della formazione, dell'istruzione, dell'università e da tanti anni anche con l'ELIS, perché sento una fortissima necessità di restituzione verso quelli che sono i giovani che vengono avanti, di una restituzione che sarebbe, come dire, ciò che io ho ricevuto, sono stato fortunato nella vita, ho potuto imparare, mi è stata data la possibilità dai miei genitori di studiare, evidentemente qualche neurone in testa ce l'avevo, l'ho messo a frutto, la fortuna ha fatto il suo e in qualche modo ho potuto fare un po' di carriera. Questa possibilità, secondo il mio parere, ognuno di noi deve restituirla in un qualche modo. Il mio modo di restituirla, oltre a fare il mio lavoro tutti i giorni cercando di farla meglio, è quello di identificare un modo di supportare i giovani che si approcciano a questo tipo di mondo, di attività professionale. Allora, io non ho mai dimenticato, e lo cito volentieri qui perché la persona che io cito è il papà, purtroppo oramai defunto, di un mio carissimo amico d'infanzia che si chiama Gigi, col quale io ho studiato all'elementare, alle medie, insomma, che conosco da una vita. E eravamo con lui in spiaggia un giorno, eravamo ragazzi, stavamo al liceo, quando suo papà, che era un ingegnere, ci raccontò, tenendo in bilico una sedia del bar, ci raccontò alcune cose della dinamica, della statica, delle forze. Sì, noi facevamo il liceo scientifico, io e classico lui, e avevamo le nozioni di fisica, ma non le avevamo rivisitate, riguardate con l'occhio di un ingegnere, come lui era, no? E lui, facendoci giocare con questi principi, ci fece capire in pochi minuti che cosa significava essere un ingegnere. Io penso che se c'è stato qualcuno che ha inciso sulla scelta che ho fatto poi nell'università è stato questo signore, a quale ero affezionato perché è il papà di questo mio amico, davanti a una bibita fresca sul bar della spiaggia. Io racconto questo perché credo che sia molto importante capire quanto per i nostri giovani possa essere importante il parere di una persona che loro ritengono autorevole in un determinato momento della loro vita. Questo che io cito è un piccolo esempio, però ve ne cito un altro perché è nel percorso. A questo punto invece ingegneria la facevo, ero al quarto anno di ingegneria meccanica. Mi portano a fare una gita organizzata dall'università da un professore di tecnologia industriale che ci porta a Cassino, nello stabilimento
io oramai ho più di 50 anni, quindi parliamo di un po' di anni fa, una trentina di anni fa, era uno stabilimento avanzatissimo allora, no? Di robotica industriale, quindi forse uno dei primi stabilimenti in cui si realizzavano le automobili quasi esclusivamente con l'uso di robot. Io da giovane studente di ingegneria meccanica entro in questo stabilimento e faccio un'esperienza eccezionale, perché quello che fino a quel momento avevo visto solamente sui libri, in qualche documentario o qualche rivista, io me lo trovo davanti agli occhi e mi viene spiegato dai tecnici e dagli ingegneri che erano là. Ero al quarto anno di ingegneria meccanica, questo fu sufficiente a farmi inserire un paio di esami di specializzazione relativi appunto all'automazione industriale e a iniziare la mia attività professionale in azienda scegliendo di andare proprio in quel settore, tant'è vero che partecipai a un concorso della Fiat, lo vinsi, con una borsa di studio feci la tesi presso di loro. Queste esperienze personali servono soprattutto ai giovani, quelli che ci sono qui presenti, ma anche ai loro genitori che sono presenti, per dare veramente peso e importanza a quello che è il ruolo dei modelli. Il role model che noi abbiamo identificato nel nostro progetto sono proprio persone che vengono dal mondo delle aziende e si prestano volontariamente, sacrificando il proprio tempo libero, ad andare nelle scuole a spiegare ai ragazzi che cosa significa fare l'ingegnere, il dottore, lo specialista in informatica, l'analista di dati, eccetera, eccetera. Il manager, evidentemente. E andare a raccontare ai ragazzi delle scuole medie, delle scuole superiori, questo tipo di storia è forse più importante che insegnargli qualcosa di specifico su una materia che quasi sicuramente dimenticheranno dopo poche ore, perché come vedete io vi racconto dopo 35 anni di una sedia tenuta in bilico in un bar della spiaggia e vi racconto dopo 30 anni di una visita in uno stabilimento produttivo, dopo che io in 30 anni gli stabilimenti produttivi li ho costruiti, li ho avviati, li ho gestiti, ho costruito treni veloci, ho fatto reti elettriche, quindi non dovrei ricordare una roba del genere, invece la ricordo. Allora è molto importante questo, e su questo quindi voglio andare a concludere dicendo che la costruzione, ecco, faccio solo una battuta. Avendo lavorato e vissuto per circa 30 anni il mondo dell'industria nazionale e internazionale, lavorato in 6 diversi gruppi, tra cui 3 gruppi multinazionali molto importanti, io mi sono confrontato con ingegneri di tutto il mondo e vi devo dire, e lo dico davanti al Ministro, noi non abbiamo nulla da temere nel confronto con nessuno a livello mondiale. Quindi sono molto molto contento dell'esperienza che racconta quella ragazza che all'età di mio figlio che vuole andare a fare la stessa esperienza sua, perché credo che sia molto importante, senza mai però perdere di vista che la formazione italiana può essere la migliore formazione del mondo, però dobbiamo saperla valorizzare noi e il ruolo che ha la parte istituzionale pubblica non è, credo, l'unico ruolo importante. Il ruolo è importantissimo anche per quanto riguarda le realtà economiche e produttive italiane come le nostre, e noi ci stiamo dando effettivamente un certo tipo di compito su questo, e altro ruolo fondamentale è quello delle famiglie nell'orientamento, tant'è che ultimo concetto che esprimo, perché tengo molto a questo progetto, quindi la passione mi spinge a rubarmi altri secondi, è quello dell'orientamento femminile allo studio delle materie STEM, perché le ragazze che evidentemente non mancano certamente di capacità, io ho anche 2 figlie e quindi ci tengo molto affinché loro prendano in considerazione questa possibilità, le ragazze scelgono pochissimo materie di tipo scientifico applicativo che le orientino alle discipline appunto definite STEM e ai nuovi mestieri delle tecnologie digitali, e quindi noi come paese ci perdiamo una grandissima occasione. Dobbiamo cercare di convincere anche le ragazze a fare queste scelte, perché porterebbero un arricchimento notevole nel nostro mondo, nella nostra realtà economica. Mi taccio. Grazie Stefano. Allora adesso tanto ci ha raggiunto Giovanni Scifoni. Dice: chi è Giovanni Scifoni? È un amico. Ciao Giovanni. Niente, allora no, non c'entra niente. Adesso tanto mi pare che era previsto che togliessimo le sedie e che inizia il vero festival, cioè l'evento palcoscenico dove si alterneranno i nostri amici
giovanissimi e anticipa questo, questo susseguirsi di performance, Gianluca Sabatini, che ci dirà esattamente, così che tutti possano capire, ma di che state a parlare, che cos'è l'Elis, che cos'è il progetto e che ci siete venuti a fare, insomma, in qualche modo. Gianluca, a te. Grazie Pierluigi. Grazie a tutti. Allora, nell'attesa che venga allestito il palco per la seconda parte di questo nostro momento, io vorrei spendere veramente due parole. Innanzitutto per ringraziare tutti i presenti, tutti i nostri ospiti, a nome anche di Valeria Bonilauri, che è la mia collega che oggi purtroppo non può essere qui per un piccolo problema di salute, quindi le facciamo un grande in bocca al lupo e sono sicura che sta facendo il tifo per tutti noi da casa. E che cosa vedremo adesso? Allora, come raccontavano il ministro, l'ingegner Donnarumma, sostanzialmente la sfida che abbiamo cercato un po' di raccogliere come Elis, insieme a tutte le imprese, tutte le scuole, tutte le università che partecipano a questo nostro progetto, è quello di trovare una risposta concreta a un paradosso. Un paradosso che velatamente è stato un po' accennato. Noi, come Elis, che ci occupiamo di formare giovani e professionisti per il lavoro, ogni giorno riceviamo decine e decine di richieste da parte delle aziende che non riescono a trovare le competenze di cui loro hanno bisogno. Il paradosso è che a fianco a un mondo dell'impresa che lamenta il fatto di non avere possibilità di trovare le figure professionali che gli servono, dall'altra parte, come tutti voi sapete, c'è un paese con un tasso di disoccupazione non trascurabile. E quindi questo progetto, che abbiamo un po' sintetizzato con questo hashtag Accendi il tuo futuro, ha proprio l'obiettivo di aiutare i giovani a prendere consapevolezza di quelle che sono le opportunità concrete che oggi ci sono, e ripeto, sono tante, nel contesto lavorativo italiano. Lo potevamo fare in tanti modi, avremmo potuto attivare tante iniziative che permettessero di raggiungere questo obiettivo. Quello che abbiamo deciso di fare è quello di portare dentro le scuole superiori e medie italiane delle storie che avessero l'obiettivo proprio di orientare i ragazzi, perché un po' come è stato detto prima, nulla è più efficace di poter vedere un modello, di poter avere qualcuno davanti che racconta la propria esperienza e essere magari appunto accesi, motivati, ingaggiati da questa storia. Quello che vedremo oggi è uno degli appuntamenti di questo nostro percorso. Elis, come vi dicevo, ogni anno attiva tanti progetti, tutti accomunati da questo obiettivo di educare al lavoro, e l'appuntamento di quest'anno qui al meeting di Rimini è uno dei tanti appuntamenti di questo progetto che prende il nome di Sistema Scuola Impresa. Progetto che ci accompagnerà anche nel prossimo anno, andremo in giro per tante scuole d'Italia, quindi invito chiunque di voi, esatto, lì vedete alcune date, invito chiunque di voi avesse piacere poi di rimanere in contatto, di seguirci su tutti i canali social e istituzionali, perché appunto visiteremo varie città, visiteremo oltre 200 scuole, come ci diceva prima l'ingegner Donnarumma, con l'obiettivo ambizioso di accendere il futuro di oltre 10.000 studenti. A questo punto, diciamo, io mi taccio e lascio la parola agli ospiti che abbiamo invitato, che ringrazio, quindi Pierluigi, richiamo te per introdurli, augurandovi un buon proseguimento e ringraziandovi ancora di essere qui con noi. Grazie Gianluca, grazie veramente molto. Accendi il tuo futuro, inizia il festival, inizia questo evento palcoscenico. Chiamerei appunto il primo, Valentino Magliaro, non mi suggeri perché lo so, perché lo leggo, brava. Tanto Giada, vieni qui. No, deve essere presentata, ci hai messo un sacco di impegno. Giada, lei è Giada. Grazie, grazie a tutti. Quindi Valentino, è il tuo momento, però noi abbiamo una sorpresa per te. Sei pronto? Nasce a Vanzaghello e nei suoi primi 26 anni di età ha avuto il piacere di stringere la mano a persone che considera i suoi idoli. Da Roberto Baggio a Carlton Myers, oppure persone che questo mondo lo hanno migliorato,
da Ban Ki-moon a Papa Francesco e Tim Cook. Il suo impegno per migliorare il mondo dell'educazione lo porterà al fianco di Barack Obama, selezionato tra i civic leader nel mondo per la Obama Foundation, per il suo impegno nel mondo della scuola. In ogni progetto educativo che realizzo, l'obiettivo è insegnare ai ragazzi l'educazione civica, il rispetto delle istituzioni, le relazioni tra individui e la bellezza di essere umani. Questa è la sua mission. Il suo mantra è «Segui il tuo futuro». Individua una persona che può essere il tuo mentore, accetta consigli e ascolta facendo esperienze professionali diversificate il più possibile. Dal 2016 ad oggi ha incontrato circa 40.000 persone in eventi e conferenze e ha compreso che investire nel conoscere le persone non è mai umanamente un investimento sbagliato. Il suo sogno è diventare presidente del Consiglio italiano nel 2029 per finalizzare il lavoro di cui sta mettendo le basi al servizio della società civile. Nel 2019 ha fondato Humans to Humans, una società di corporate activism che propone alle imprese progetti per la crescita del business con al centro la sostenibilità della persona e del pianeta. Nell'attesa di vederti calcare altri palchi, Valentino Magliaro, questo spazio è tutto tuo. Valentino, il prossimo Presidente del Consiglio, eccolo. Vabbè, è già stato detto tutto qua, io vado via. Come state? Ah, mi metto su perché dicono che sono basso e quindi... Mi vedete? Mi vedete. Sì, sono Valentino Magliaro e sono un essere umano. Sono un ragazzo, 27 anni. In questi 27 anni ho bruciato un sacco di tappe nella mia vita. Dire che si vuole diventare Presidente del Consiglio in questa settimana è piuttosto arduo. Però lo credo. E la prima volta che lo dissi era 5 anni fa. 5 anni fa avevo scelto, durante la mia prima intervista, di alla domanda che cosa vorresti fare da qui ai prossimi 15 anni, risposi voglio diventare Presidente del Consiglio. Come obiettivo. E da lì mi sono creato una sorta di percorso, una mappa in cui mi dicevo nei primi 5 anni dei 15, entro in questi primi 5 anni devo raggiungere degli obiettivi. E mi ero dato l'obiettivo, un obiettivo professionale. Dopodiché ho fatto un ulteriore passo e ho iniziato a lavorare nella scuola. E il mio primo obiettivo era quello di riuscire ad arrivare a più persone possibili che fossero innanzitutto i miei coetanei, quindi ragazzi, che potessero prendere parole dai più grandi o persone dette da persone di altri paesi nel mondo e provare a mandare quei messaggi ad altre persone con l'obiettivo di renderle attivi su dei valori. Poi a 25 anni ho la possibilità di diventare manager in un'azienda con l'obiettivo di creare un impatto sul mondo della scuola in Italia. E ora nel mio secondo quarto ho scelto di darmi l'obiettivo di aprire un'azienda che era l'ultimo di altri 5 obiettivi e mi sono reso conto che a 27 anni ho raggiunto tutti quegli obiettivi che mi ero dato come obiettivo dai 26 ai 30. Io negli ultimi 3 anni ho lavorato e collaborato con tutte queste realtà più tantissime altre, Croce Rossa Italiana, Obama Foundation, Nextdoor, Didacta, un sacco di aziende. Ma tutte le persone che ho incontrato negli ultimi 3 anni, da Barack Obama, da Tim Cook, da Ban Ki-moon, persone con le quali ho avuto la possibilità di scambiare pensieri, di scambiarmi idee, di scambiarmi dati sui progetti ai quali stavamo lavorando insieme, non sono stati per me il cambio della mia vita. Incontrare Barack Obama, incontrare Tim Cook, incontrare Ban Ki-moon non sono quelli gli incontri che hanno cambiato la mia vita. Quegli incontri sono acceleratori. Perché grazie a quegli incontri io oggi sono qui a parlare con voi. E da 1 anno e mezzo a questa parte mi sono dato l'obiettivo di incontrare 40 persone all'anno in 40 sabati. Io dedico 40 sabati all'anno a incontrare persone che non conosco nella vita reale. Persone che mi scrivono online e nell'ultimo anno ho ricevuto 46.000 messaggi di persone che hanno letto la mia storia online, in TV, sui telegiornali, sui magazine, su varie interviste e mi hanno scritto ciao Valentino, sei di ispirazione.
voglio incontrarti, io ne scelgo 40 e li incontro realmente, perché Humans to Humans, che parte da questo nuovo umanesimo, e sono contento che l'abbia citato il ministro Bussetti, è esattamente questo, cioè tornare dal digitale al reale, incontrarsi e poter scambiare parole, messaggi, con l'obiettivo di far sì che il valore di quelle parole, il valore di quei messaggi, il valore principale di un'azienda deve essere trasferito all'interno delle aziende e nelle persone, e che quelle persone possano poi avere un impatto nelle prime loro comunità per generare impatto nel pianeta. Io ho iniziato a occuparmi di scuola quando, in modo veramente attivo, con l'obiettivo di creare impatto, quando a gennaio del 2017 leggo un report dell'Organizzazione Internazionale per lo Sviluppo Sociale ed Economico, in cui il paper di 297 pagine inizia con questa frase: chi non ha visto il bagliore negli occhi di un bambino quando gli è stato chiesto che cosa voleva fare da grande? Immaginate il report di una delle organizzazioni più importanti al mondo, che deve dare delle guidelines e dei messaggi e delle parole chiavi sull'education, che inizia con una frase che riguarda la domanda: immaginate quanto brillano gli occhi dei bambini quando gli si chiede che cosa vogliono fare da grande. Ed è più o meno quello che è capitato a me. Quando io avevo 4 anni, e a me a 4 anni mi avevano chiesto che cosa vuoi fare da grandi. E io, che qui assomiglio un po' ad Andreotti, mi hanno detto, risposi: io voglio diventare Presidente del Consiglio. Ma l'obiettivo è più alto, perché per me, che non faccio politica in un partito, ma faccio politica ogni giorno, incontrando le persone, coinvolgendoli in progetti, con l'obiettivo di creare non solo capacità comunicativa o andare a lavorare con persone per prendere obiettivi sostenibili, obiettivi reali, andare a lavorare su l'impatto che possono generare nei loro piccoli centri, ma andare a lavorare con loro con l'obiettivo di incontrare le persone che hanno le attitudini migliori. Non incontrare i talenti, le persone che hanno un'attitudine per la quale il loro impegno, grazie alla voglia che ci mettono nel fare qualcosa, possa veramente dare un impatto positivo a tutto il resto. Perché il talento lo si può allenare ogni giorno, le competenze si possono insegnare ogni giorno, ma l'attitudine di una persona la si acquisisce in due modi. Il primo è il contesto. E noi, quando siamo ragazzi, impieghiamo l'80% della nostra vita non con i nostri genitori. Per cui l'attitudine di una persona non necessariamente arriva dalla famiglia, ma arriva dal contesto in cui loro crescono. Le persone che frequentano, da quando sono piccoli fino ai 19 anni, la scuola, perché l'80% di quel tempo i ragazzi lo passano con i loro compagni di classe, con i loro docenti. La scuola è il primo orientatore delle attitudini di ogni ragazzo. La scuola, ecosistema scuola, che non è solo studenti, ma è docenti, è dirigenti, è personale non docente, è genitori, non solo orienta le attitudini, ma orienta anche i consumi di quelle persone nella società. E il secondo sono le passioni e le ispirazioni. Sono le persone con le quali quei ragazzi non vanno a passare l'80% del loro tempo quotidiano, ma sono quelle persone che influenzano la loro vita, il loro futuro, il loro pensiero, le loro passioni nel 20% rimanente della giornata. Quel 20% è fondamentale, perché è lì che si crea poi il talento, perché è lì che nasce la voglia di allenare un'attitudine. E l'allenamento dell'attitudine passa anche nella scuola, perché ogni studente, ogni ragazzo
cerca di allenare il proprio talento poi all'interno di quelle mura dove lui passa l'80% del suo tempo e cerca lì delle risposte. E per me è successo questo. Io sono nato in un paesino di 5.000 persone, piccolo, e mi sono chiesto come posso essere influenzato nel modo più semplice possibile ad avere una visione internazionale. Ho studiato, ho girato il mondo e ho girato il mondo solo da un anno e mezzo fa. Quando sono stato chiamato nel 2017 da Michelle e Barack Obama, perché qualcuno ha detto loro che io potevo essere uno dei futuri leader del mondo per i progetti educativi che stavo portando nelle scuole italiane. E io nel 2017, con il Ministero dell'Istruzione, con la scuola dove ho studiato prima, per la quale avevo creato un progetto contro la dispersione scolastica, avevamo raggiunto circa 1 milione di persone nel saper comunicare e parlare in pubblico, perché quella è una delle competenze che non si acquisiscono a scuola, che possono essere attitudini, ma che possono orientare il bilancio da quella è una persona che ha una buona idea, quella è una persona che ha una buonissima idea, ma mi porta anche a seguirlo, perché me la sa comunicare. E quando abbiamo trasmesso questo a 1 milione di persone, io ricevo una lettera da Barack Obama nel 2017 che mi dice: dicono che sei uno dei futuri leader del mondo, perché? Eravamo 200 persone nella lista. E io avevo 10 minuti di tempo per rispondere e mi sono detto: ma le altre 199 persone cosa andranno a scrivere in una lettera di risposta a Barack Obama per far colpo su di lui? E io iniziai così: cara Michelle, caro Presidente Obama, io nel 2029 divento Premier. Divento Premier perché lavoro ogni anno con 1 milione di persone, cercando di essere determinante per loro, per le loro attitudini e per il loro futuro. Se per altri 10 anni lavoro con 1 milione di persone, sono 10 milioni di persone. Se 10 milioni di studenti tornano a casa e dicono ai loro genitori che mi hanno conosciuto, che ho avuto un impatto nella loro vita, sono 30 milioni di persone. Viviamo in Italia, sono 67 milioni di persone, non tutti vanno a votare, io con l'80% dei voti divento Premier. 3 mesi e mezzo dopo, 16 agosto del 2017, non lo dimenticherò mai, ricevo una lettera: caro Valentino, siamo Michelle e Barack Obama, sei invitato a Chicago una settimana tra i 300 civic leader nel mondo. Io pensavo fosse spam. Volo a Chicago, novembre 2017, io e 300 persone, entro in una stanza, eravamo 35 persone scelte da loro per parlare di scuola. All'interno di questa stanza, ad un certo punto, entra Obama con la camicia alzata, sbottonato, con una tazza di Starbucks, e io nella testa dicevo: che figo, che inizia a parlare con noi sulla scuola e sui genitori. Nella stanza una ragazza era perennemente al cellulare, e io nella mia testa dicevo: ma com'è possibile che questa ragazza in questa stanza, che è stata chiamata come me da Barack Obama, è lì nella stanza ed sta al cellulare? La rivedo nella hall dell'hotel, inizio a parlarci, stiamo 1 ora e mezza a parlare di tutto. Poi immaginate me, io 2 anni fa ero single, mi avevano dato una stanza doppia doppia, avevo 2 letti matrimoniali. Ho detto: sto qua 4 giorni da solo con 2 letti matrimoniali, non è che posso lasciarlo vuoto, secondo. Quindi inizio a parlare con questa ragazza con 2 bicchieri di vino da italiano e inizio a parlarci un po'. Parliamo per 1 ora e mezza di tutto. Dopo 1 ora e mezza chiedo: ti devo fare una domanda, perché mentre Obama era con noi nella stanza tu eri al cellulare? E lei mi risponde: Obama mi ha chiesto di cambiare la sua pagina su Wikipedia. E io ho risposto: come Obama ti ha chiesto di cambiare la sua pagina su Wikipedia? Chi sei? Cosa fai? E lei mi risponde: io sono l'amministratore delegato di Wikipedia nel mondo. Io mi sono fermato, non sono andato oltre perché poi non volevo sapere che cosa potesse scrivere su Wikipedia. Ma lì ho capito che quella persona, Catherine Meyer, una persona che gestisce più di 750 milioni di dollari a 33 anni,
gestisce più di 14.000 collaboratori nel mondo, gestisce più di 1 miliardo di informazioni ogni mese che passa su Wikipedia. Non era lì per parlarmi come amministratore delegato di Wikipedia e come Valentino Magliaro, ma mi parlava come essere umano. E il più grande insegnamento che io ho ricevuto lì, a Chicago, non è stato solo l'incontro con Obama o le parole che ha detto lui, ma è stato quel gesto, il parlarmi da essere umano. E mi sono promesso che nella società che avrei aperto da qui a 2 anni, e ho aperto Humans to Humans nel 2019, quelle parole, Humans to Humans, nascono esattamente da quell'incontro. Dal trattare ogni persona che si incontra come un essere umano. Perché la media europea dice che si spende in educazione solo il 4% del PIL. Questo qua è il PIL europeo, è una media europea. Ma c'è un dato interessante, dal 96 ad oggi abbiamo raddoppiato il numero degli studenti nell'università. Dobbiamo fare un altro passo successivo, non basta quello che si insegna nelle scuole o quello che si investe economicamente nelle scuole, serve che quanto venga investito venga trasformato in opportunità e nello sviluppo delle attitudini delle persone. Perché sempre per il dato dell'OECD che vi dicevo prima e OCSE, la media è che per insegnare ci vuole una media di circa 1.000 ore per le scuole primarie, e man mano che si alza il grado di educazione dal primario al secondario all'universitario diminuisce il monto di ore erogate dal docente per insegnare. Ma cosa succederà nel 2030? Quando l'informazione online e la capacità di imparare online o imparare facendo aumenterà sempre di più, diminuirà drasticamente il numero delle ore che passano i docenti in classe e le lezioni frontali. Ma non deve cambiare necessariamente la didattica, perché la didattica italiana è quella con più contenuti in assoluto. Deve migliorare la didattica che noi eroghiamo. Deve trasformarsi in sviluppo delle competenze, non solo in comunicazione di nozioni. Ogni docente, ogni persona che sta nella scuola e fuori dalla scuola deve lavorare per creare impatto, lavorando sui messaggi, sul perché, mettendo al centro le persone, comunicando quei messaggi alle persone, partendo dalle prime persone che incontriamo e far sì che quelle persone, una volta che sono al centro, decidano di uscire e creare a loro volta impatto nel pianeta. Questo per me è Humans to Humans, questo per me è il nuovo umanesimo. Grazie. Grazie a te, veramente. Grazie molte. Davanti a voi avete il futuro pontefice, nel 2029 diventerò papa, ve lo dico. Vabbè, comunque, a parte questo, così mi danno la testa del Vaticano, andiamo tutti a far spesa allo spaccio. Allora, torna Axel, il grande. No, qui c'è scritto. La professoressa Carimali, eccola, è lei. E allora, prego. Docente al liceo scientifico Vittorio Veneto di Milano, è stata candidata per il Global Teacher Prize, il premio Nobel per l'insegnamento. La sua passione per la matematica è nata alle elementari, quando, senza avere gli strumenti, ne percepiva la bellezza. Da qui la voglia di trasmetterla anche ad altri, insegnando questa disciplina che rappresenta per lei una stupenda creazione della mente umana e come tale va trasmessa. Il sogno da ragazza era quello di migliorare il mondo e lo voleva fare anche attraverso la matematica, che considera uno strumento potente per affrontare la vita. Nel cortile di casa ha imparato l'importanza del gruppo, che è stata una caratteristica delle sue attività di insegnante. Motiva chiunque, convinta che non esistano persone negate per la matematica, è solo questione di allenamento e di metodo, che consiste nello spiegare e far esercitare subito i ragazzi in gruppo affinché si aiutino a vicenda e si correggano vicendevolmente. Sostiene da sempre che il futuro lo si costruisce assieme, non da soli. Professoressa Lorella Carimali, a lei la... Grazie. Ho deciso di intitolare il mio speech in questo modo: trovare la propria radice quadrata della vita.
cercherò di spiegarvi come unire la vita alla radice quadrata. E rifacendomi all'intervento di Valentino, e voi l'avete sentito già nella presentazione, il sogno, però il sogno di una bambina. Io nasco nella periferia sud di Milano, ahimè 30 anni prima di Valentino, perché ho ben 57 anni, periferia sud, quartiere difficile, da due genitori con la quinta elementare. Un quartiere molto difficile, inutile che dica il nome perché chi non è di Milano non lo conosce. In una, come si diceva nel video, grazie che mi avete fatto emozionare, in una casa di ringhiera. E anche a me, quando ero piccola, è stato chiesto: qual è il tuo sogno da grande? E come fanno spesso i bambini, io certo non l'ho detto la presidente del consiglio, però io che vedevo delle mie amiche soffrire, che cosa ho detto? Io voglio fare in modo che Francesca sia felice, cioè voglio cambiare il mondo dove non ci siano queste disuguaglianze. Lo dico così, io da bambina ho detto: voglio che Francesca sia felice. E questo mi ha accompagnato nella vita. Mi sono approcciata alla scuola, ho cominciato ad amare la matematica così un po' a livello istintivo, ho continuato a studiarla e più la studiavo più mi accorgevo, un po' così come magari l'artista che butta qualche pennellata, che la matematica poteva diventare la chiave per far migliorare la vita delle tante Francesche. Fatto l'università, ho finito l'università matematica e mi si è prospettata la scelta più importante della mia vita, che era quella: vado a lavorare in azienda o vado a fare l'insegnante? E io che avevo quel sogno, con molta fatica, perché purtroppo mi spiace che sia andato via il ministro, in Italia bisogna scegliere tra la ricchezza economica e la ricchezza dei rapporti umani, e io ho scelto la ricchezza dei rapporti umani perché quel sogno era ciò che mi caratterizzava. E quel sogno mi ha portato poi al Global Teacher Prize, cioè incontrare altre 50 persone su 40.000 candidature come me, che volevano cambiare il mondo in un mondo di pace. Allora partiamo da quella vita e andiamo a vedere il viviamo. Per darvi, perché ho riflettuto su questo, quando viviamo? Quando riusciamo ad andare oltre il sopravvivere e abbiamo tre dimensioni. Viviamo quando risolviamo i nostri problemi, quando cerchiamo chi vogliamo essere, quando decidiamo rispetto a chi vogliamo essere, quindi rispetto a noi. Poi viviamo in quanto appartenenti a una nazione, in questo caso all'Italia. E viviamo poi come? In relazione rispetto agli altri. E queste tre cose devono essere sempre tenute presenti. Qual è stata la mia guida? La matematica. Perché la matematica ci può aiutare. Come? Io so che farete questa, la faccia, dice, come? Quella materia che ha... non ci ha permesso di dormire, quella materia che è tutto, apparentemente tutto calcoli, ci può trovare, ci può aiutare. Ecco, io nel mio piccolo tempo cercherò di farvi capire questo, ma siccome sono in una manifestazione con tanti giovani e tante giovani, perché i ragazzi, perché ho scelto di insegnare, perché i ragazzi possono e le ragazze cambiare il mondo, e quindi su di loro bisogna investire, vorrei far leggere
una parte dal romanzo che ho scritto per far passare questo messaggio, che guarda caso si chiama proprio La radice quadrata della vita, a due amici che ringrazio per leggere un passo di questo messaggio, di questo libro. Grazie a lei. Donatella passò un braccio dietro le spalle di Bianca e iniziò a parlarle con dolcezza. Mi fa male vederti così giù. Vorrei con tutto il cuore che trovassi un modo per risolvere questa situazione. Per farti un augurio matematico, ti augurerei di trovare la radice quadrata della tua vita. In che senso? Bianca la guardò curiosa. Nell'insieme dei numeri reali puoi calcolare la radice quadrata solo di quantità positive o uguali a zero. Immaginando la vita come la quantità sotto radice, l'augurio significa questo. Se riesci ad andare in profondità dentro te stessa e a trovare la tua radice, tutto si presenterà positivo. È così che bisognerebbe affrontare la vita. Anche la matematica può aiutarti a stare meglio, sai? Non so se ti ho capita bene, sono un po' confusa, rispose Bianca perplessa. Il mio consiglio è di guardare sempre alla vita con ottimismo. Tutto si risolve prima o poi, anche ascoltando gli altri e imparando a diventare flessibili. Le situazioni difficili e apparentemente irrisolvibili, io le analizzo come quesiti matematici e poi mi concentro solo sugli aspetti positivi. Una soluzione la trovo sempre. Cercando di risolvere i problemi, cresciamo e conosciamo meglio noi stessi. Tu dici, a me sembra solo di deprimermi. Fidati, sembra così, ma prova a osservare da un altro punto di vista la tua famiglia. Prova a guardarla secondo una prospettiva sistemica. Fai come fa la matematica, poni un'attenzione particolare alle relazioni. Ci proverò, ma non è facile. Non ho detto che lo sia. Tieni anche conto, e te lo dico come madre, che a volte i genitori non ci capiscono, perché non si rendono conto che siamo diversi da loro. Non è detto che i nostri sogni siano i loro, anzi. Per amore vorrebbero preservarci dai dolori. Se come i miei hanno sofferto la povertà, farebbero di tutto per evitarci di incontrarla. Quando scelsi di fare l'insegnante invece di lavorare in azienda, mia mamma non approvò, erigendo un muro di incomprensioni fra noi. Perché non si rendeva conto che non sarei mai potuta stare tutto il giorno seduta alla scrivania? Bianca ascoltava a bocca aperta, come un uccellino che aspetta il cibo dal becco della mamma, e aveva smesso di piangere. Donatella se ne accorse e continuò. Parla con tuo papà, non chiuderti nel silenzio. Cerca di spiegarti con calma e fermezza, con argomenti motivati. Sono certa, anche se non conosco bene la sua cultura, che lui vuole solo proteggerti. Ai tempi feci presente ai miei che erano stati proprio loro a comunicarmi l'importanza di migliorare la società e a trasmettermi che la vera ricchezza non è quella economica, e io sapevo che per rendermi utile avrei dovuto dare alle nuove generazioni gli strumenti per distinguersi eticamente da adulti nelle loro professioni. Il mio futuro era nella scuola. Per fortuna, con gli anni, mio padre e mia madre hanno capito la mia scelta. Grazie per questa lettura. Due punti per farvi capire, oltre questo, perché la matematica ci permette di trovare la nostra vera natura, cioè ci fa andare oltre gli stereotipi. E per farlo vorrei farvi capire quanto noi siamo stereotipati. Tenete presente che c'è una statistica che ci dice che noi al giorno decidiamo 3.500 volte. Voi avete deciso se venire
al meeting se fermarvi qui o invece qualcun altro andare. Tutte queste decisioni ci cambiano in piccolo o in grande la nostra vita. Bene, io vi chiedo e mi sono chiesta, quelle scelte che noi facciamo istintive sono nostre o sono condizionate? Noi, Daniel Kahneman, che è uno psicologo, premio Nobel per l'economia del 2002, che si è occupato di teoria delle decisioni, ci dice che la maggior parte delle decisioni che noi prendiamo è dovuta a stereotipi, cioè legata al sistema 1, che è quello condizionato dalle esperienze, condizionato dal dire quel famoso parla alla pancia, quello che parte. E solo alimentando il sistema 2, che è educato ed educabile, noi possiamo controllare le decisioni e far sì che siano nostre. Ho preso questo esempio dal suo libro per farvi capire. Siamo negli Stati Uniti. Un individuo viene descritto da un vicino di casa in questo modo. Steve è molto timido e chiuso, sempre disponibile. Ha però scarso interesse per le persone o il mondo della realtà. Anima mite precisa, ha bisogno di ordine e struttura, è una passione per il dettaglio. È più probabile che sia un agricoltore o un bibliotecario. Pensate, la maggior parte delle persone pensa al bibliotecario. Perché? Perché empaticamente guarda la mitezza e si dimentica di quel più probabile. I matematici invece non rispondono così. Perché in realtà negli Stati Uniti, se noi andiamo a vedere lì dove è stata fatta questo esperimento, c'è un bibliotecario ogni 20 agricoltori. Quindi la probabilità maggiore è quella di trovare un agricoltore mite. Quindi se voi rispondete in questo modo distinto, pensate sulle scelte. Questo è per farvi riflettere. Quando noi viviamo, la vita è un'avventura e noi andiamo a volte in crisi, ma la crisi ci permette di andare verso il nuovo, di avere nuove sfide. Ancora una volta, la matematica è una palestra in cui l'errore non è un fallimento, ma una tappa nel viaggio che porta alla soluzione. Certo, puoi sbagliare, ma puoi sempre recuperare. L'innovazione che cos'è? Rispetto alla società, vi ho detto prima, rispetto alla nostra nazione, l'innovazione è l'invenzione che viene implementata, cioè se non serve agli altri, se non porta un impatto significativo, risulta essere semplicemente invenzione. Ecco, la matematica è ciò che mette a sistema. Voi pensate a questo. Quando voi pensate alla geometria, pensate alla dimostrazione di un teorema. In realtà, quasi nessuno pensa all'enunciato del teorema. E pensate che cosa significa, quanta creatività ci deve essere in una persona per ipotizzare un enunciato che è un'invenzione, un gesto come su una tela bianca dipingo, ma io la potenza della matematica è che lo dimostro e lo faccio diventare per sempre, per tutti e tutti. Cioè faccio diventare un'invenzione, un'innovazione, una messa a sistema. Ecco, la matematica è questa, è visione, coraggio, è messa a sistema, è futuro, è trovare noi stessi e permetterlo a tutti di trovarlo, ma oggi i risultati sappiamo quali sono, ma una società democratica e giusta, come diceva Ulpiano, cos'è la giustizia?
è la costante e perenne volontà di dare a ciascuno ciò che gli spetta di diritto. E voi pensate, ognuno e ognuna ha il diritto di trovare la propria radice quadrata della vita. E noi mettiamo quelli che non riescono in matematica, e pensate, nei professionali sono il 77%, vuol dire che noi non diamo a loro la possibilità di diventare persone che possono realizzarsi. E allora qual è il mio obiettivo che vorrei fare con voi? È far sì che tutti abbiano questa e tutte questa possibilità. E chi ci dice, che mi dice che sono, che questa è pura utopia, rispondo in questo modo, con le parole di un grande, giusto per unire scuola e azienda, le parole di Olivetti: il termine utopia è la maniera più comoda per liquidare quello che non si ha voglia, capacità o coraggio di fare. Un sogno sembra un sogno fino a quando non si comincia da qualche parte. Solo allora diventa un proposito, cioè qualcosa di infinitamente più grande. Allora io vi chiedo di fare insieme a me diventare il mio sogno di bambina realtà, e quindi sogniamo insieme. Grazie. Grazie di cuore. Hazel, facci sognare, dove sei? Dai. Ama l'inglese, che parla quasi come l'italiano. La musica e l'informatica, e di speciale ha che sa lavorare coi suoni di bocca, gola e corde vocali come pochi altri, riuscendo a riprodurre i suoni della batteria e di altri strumenti musicali grazie alla pratica della beatbox. Giuseppe Cuna, in arte Hazel, ha 18 anni e si è avvicinato alla Human Beatbox, letteralmente scatola umana delle battute, all'età di 10 anni, guardando per caso su YouTube il video di uno dei suoi principali esponenti, Razel, del quale deriva il nome d'arte. È campione nazionale, regionale e mondiale nell'online contest della community Human Beatbox, un genere che sta andando molto forte su alcuni canali di YouTube e che vede anche delle beatbox battle, vere competizioni che durano anche ore. I valori di un beatboxer sono quelli dell'hip hop: rispetto, non copiarsi a vicenda, condividere le conoscenze, pace e armonia mondiale. Hazel, questo palco è tutto tuo!
e ha inserito all'interno della gerarchia dello human beatbox dei suoni come dei suoni astratti, l'astrattismo del suono in sé, come ad esempio i wobbles, come ad esempio determinati suoni che adesso vi andrò a fare ascoltare. E suonavano bene o male in questo modo. Lui tutt'oggi mi è di ispirazione davvero tantissimo, prendo spunto un sacco da lui. Mi è davvero è uno dei, diciamo, delle figure che ho da sempre seguito. Mi ha davvero fatto ricredere in me in quel periodo in cui ero perso. E tuttora sta realizzando i suoi sogni, ovvero far incontrare la macchina e l'umano attraverso l'AI, l'Artificial Intelligence, l'intelligenza artificiale. Sta collaborando a svariati progetti. Sta, insomma, evolvendo il campo dello human beatbox e spero un giorno di farne parte proprio come lui. Adesso vi do una breve vi do un breve assaggio di ciò che riesco a fare con lo human beatbox, una sorta di interpretazione. Grazie. Stavo dicendo, ecco, diciamo che dopo questo distacco di tempo che ripresi a rifare beatbox, a ripraticare questa forma d'arte, diciamo che mi basai un sacco sulla definizione dello human beatbox di per sé. Se voi andate a cercare su Google Translate, a cercare ad esempio la traduzione da inglese in italiano di human beatbox, è scatola delle battute umane, che fa davvero pena. Cioè, non è la definizione reale. Io la definisco più come una forma d'arte, è l'interpretazione dei suoni degli strumenti musicali attraverso il proprio corpo, attraverso le proprie labbra, attraverso i propri denti, la propria lingua, la propria gola, e chi più ne ha più ne metta. È musica, non è rumore, e questo è il mio concetto. E mi leggo a questo concetto proprio ad una figura che è stata davvero,
molto importante per me, anche sia a livello artistico che a livello di persona. Sto parlando di mia nonna. Ok, mia nonna. Cosa c'entra mia nonna in tutto questo? Sapete che il rapporto che c'è fra la nonna e il nipote è un unicum. Cioè, la nonna comunque permette di fare tutto al nipote e via di seguito. E io infatti avevo questo, ho tuttora questo rapporto con mia nonna, fortunatamente, che riesco comunque ad essere me stesso al 100% con lei, le dico comunque i miei fatti quotidiani, ciò che faccio, ciò che non faccio, però ci fu una sorta di dilemma che non riuscivo a spiegarmi, ovvero il fatto che lei non mandava giù la mia disciplina, la mia forma d'arte, non le piaceva, era davvero disgustata, cioè diceva: "Mu mamma mia, ma non ti strozzi, mu poverino, ma ti andrà di traverso un po' la saliva, ma ti uscirà del sangue, ma non ti starai sforzando troppo?" No, assolutamente no. Infatti, più che dirgli di no, non sapevo cosa fare, non le andava giù questa cosa, allora cosa ho fatto? Ho detto: "Ah, cazzarola, qua c'è qualcosa che non va." E allora mi fermai un attimo e dissi: "Aspetta un attimo. Io ho intenzione di fare una cosa, di espormi su una strada, ok? Non ho deciso di intraprendere la strada dei talent, ho deciso di intraprendere una strada personale per farmi capire." Questa strada inizialmente è partita grazie al TEDx Cesena, perché la mia professoressa Barbara Baronio, di religione, la quale saluto fra l'altro, mi ha, diciamo, come dire, spronato a buttarmi sul mondo del palco, sull'esprimere me stesso davanti a tutti, senza avere paura, senza avere timore. E qui nasce appunto l'SSF, ovvero lo stop, step back and fix, ovvero fermati un attimo, fai un passo indietro e correggi. E qui mi ricollego al discorso di mia nonna, perché lì decisi subito di fare un attimo mente locale, un briefing, e dire: "Ok, io ho bisogno un attimo di capire cosa sta succedendo, ho bisogno di risanare le mie lacune." Ma quali erano le mie lacune? Le mie lacune erano pressoché musicali, mancava, diciamo, quel che di teoria, della teoria basata sulla musica, di concetti musicali veri e propri, che davvero non sapevo a cosa si riferissero, ad esempio, che ne so, da Mozart, alla musica classica, a generi come il jazz, il blues, il funky, generi che adesso amo, che prima però non conoscevo. E in questo modo, da quell'astrattismo, da quel movimento troppo complesso di human beatbox che vi ho precedentemente dimostrato, a ciò che sono oggi, a ciò che voglio far capire, è che c'è della melodia, c'è della musica, perché ciò che faccio, essenzialmente, lo human beatbox, è musica. E farlo capire a mia nonna, beh, ce n'è voluto un po', però alla fine ci sono riuscito, ed è stato davvero un risultato notevole. Tanto che, appunto, dopo l'esperienza del TEDx Cesena, ho aderito ad altri vari eventi, come il TEDx Youth di Roma, la Festa dell'Economia di Trento, il Web Marketing Festival di Rimini. E nulla. Il TED appunto è stato davvero molto importante per me, appunto per la mia carriera, e ringrazio tuttora Maurizio Berti, che è stata la persona che mi ha accompagnato fino a tutt'oggi, è qua fra il pubblico fra l'altro, e mi ha da sempre sostenuto su ciò che volevo far capire. E sul serio è stato davvero un unicum, come ripeto, come prima. E ci sono sostanzialmente tre ingredienti fino ad arrivare a un punto del genere. Il primo è la perseveranza. Dovete perseverare quotidianamente di raggiungere i vostri obiettivi. Sul serio, dovete credere in voi stessi, seriamente. La perseveranza è davvero uno dei punti fondamentali. Il secondo punto è accorgersi di dover fare un passo indietro quando davvero ce n'è il bisogno. Quando davvero ci si accorge che ci sono dei problemi, ci sono determinati aspetti che non ci si riesce a spiegare. E il terzo, come ho fatto vedere prima, era quello di essere voi stessi al 100% e non avere mai, mai, mai paura di dire la vostra. Adesso mi ricollego al WMF, ovvero il Web Marketing Festival, perché voglio collegarmi al topic della tecnologia, ovvero dalla Loop Station.
La Loop Station dovete immaginarvela come 5 scatole vuote, ok? Che possono essere riempite di suoni, melodie e chi più ne ha più ne mette, insomma. Su questi suoni possono essere in input, ovvero in entrata, aggiunti, possono essere aggiunti degli effetti o comunque applicati alla fine. Adesso comunque vi do una dimostrazione di ciò che vi sto parlando, insomma. Non ho ancora finito, però, un'ultima cosa. Io vorrei concludere con una frase. Una frase che mi ha davvero fatto riflettere
che mi è venuta spontanea dopo un'esperienza che ebbi appunto con una persona, in particolare uno dei miei migliori amici. Quello che io vorrei farvi capire, quello che vorrei lasciarvi prima che andate via, insomma, prima che finisca il mio, diciamo, il mio intervento, è che non dovete rimanere nel vostro piccolo, nella vostra cameretta, perché a quest'ora io sarei diventato un bedroom beatboxer, ovvero un beatboxer da cameretta. Non avrei esposto la mia opinione, non avrei detto la mia. E oggigiorno davvero ci sono tantissime persone che purtroppo sono nascoste, che avrebbero voglia di poter esprimere il loro parere, ma per un motivo o per un altro non hanno né la capacità o magari né la voglia o né la, come dire, né il coraggio. Io quello che vi garantisco è che se voi lo fate vi sentite più liberi. Ed è questo di ciò che abbiamo bisogno noi, ovvero della libertà di noi stessi e di dire la nostra opinione, sempre. Sempre. Ricordatevelo, che è l'unica cosa che vi ferma è voi stessi. Grazie. Vabbè, allora, non ci provo nemmeno. Piano piano non pare. Dunque, Lorenza Morandini ed Enrica Arena, prego, tocca a voi. Poi Gigi chiude il TED. Noi donne abbiamo tutte le carte in regola per farcela e emergere nel mondo dell'impresa, spiega Enrica Arena. E perché no? Essere proprio noi la chiave della rinascita economica del nostro paese. Nata e cresciuta a Catania, è specializzata in comunicazione e cooperazione internazionale e dopo una prima esperienza in Egitto come PR e Project Manager, si è appassionata di imprenditoria e sostenibilità, diventando la portavoce di Orange Fiber, una startup nata dall'idea visionaria di poter creare un nuovo tessuto vitaminico e sostenibile usando la buccia delle arance. È così iniziata la fase di ricerca e sviluppo del progetto con la collaborazione del Politecnico di Milano. Da qui l'incontro con Lorenza Morandini, Executive Vice President presso Impact Hub Milano. Viaggiatrice, amante del tennis, dello sport e dell'aria aperta. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore marketing, vendite e finanza in più paesi, orientata al dettaglio e al progetto, che ha lavorato per Poste Italiane, Indesit, The Boston Consulting Group e McKinsey ed ha dedicato la maggior parte della sua vita professionale a temi di internazionalizzazione delle aziende e di supply chain. La vita e l'arte dell'incontro. Enrica Arena e Lorenza Morandini, raccontateci di voi. Grazie per la presentazione. Io sono Enrica Arena, questo oramai lo sapete, e vi racconterò del primo tessuto al mondo fatto a partire dalle arance. Io vengo da Catania, sono nata a Catania, a 18 anni ho deciso di andare a vivere a Milano, ma la verità è che ho avuto l'opportunità, grazie ai miei genitori, di farlo. E l'ho fatto perché volevo imparare, volevo mettermi alla prova e volevo uscire da un contesto che mi era anche troppo familiare. E una volta arrivata a Milano ho deciso di provare ad andare più lontano e andare in Francia con un doppio diploma di laurea e poi tornare indietro, andare in Egitto. Insomma, tutta la mia storia è una storia di andare cercando qualcosa di me stessa, ma soprattutto cercando di apprendere il più possibile. Non sapevo dove stavo andando. Se mi avessero chiesto da piccola o quando me l'hanno chiesto cosa volevo fare, avrei detto prima il veterinario, poi volevo salvare il mondo, a un certo punto volevo lavorare per le Nazioni Unite e questo è stato quello che ha guidato la mia formazione, salvo che non ci riuscivo candidamente, cioè ho lavorato per le Nazioni Unite in Egitto, ma poi per una serie di motivi quel percorso si è interrotto. Sono tornata a Milano, ho ricominciato a studiare ed è lì che ho incontrato Adriana. Adriana, creativa, sognatrice, appassionata di moda, mi racconta del suo sogno, poter creare un tessuto a partire dalle arance, perché anche lei siciliana, perché ha lasciato la sua terra, la nostra terra, con l'idea di fare qualcosa che potesse avere un impatto lavorativo, di immagine nel mondo della moda, diverso dal semplice, come dire, design di un prodotto, ma proprio ripensando un materiale.
Ed è così che è iniziata la nostra avventura, che in un primo momento era solo sua, di poter creare un tessuto a partire dalle arance. Questo tessuto sostenibile, perché va ad utilizzare un sottoprodotto che... mi è scappata la slide. Mi spiace, l'abbiamo persa, ma... allora, non so dove sia finita, ok. Fate un'arancia, ce l'avete in casa, la state spremendo, il 50% del suo peso iniziale è uno scarto, è qualcosa da smaltire. A casa non è un problema perché va nell'organico, a livello industriale sono 700.000 tonnellate ogni anno solo in Italia di sottoprodotto da gestire. Lei ha avuto quest'idea incredibile di poterlo riutilizzare per creare un tessuto. Come ve l'aspettate questo tessuto? Ve l'aspettate? Non vale. Grezzo, ve l'aspettate? Morbido, ve l'aspettate? Ora lo faccio girare, così vi fate un'idea. Grazie, la valletta, quando mi ricapita. L'idea era di dare qualcosa al mondo della moda che parlasse di lusso e di sostenibilità insieme, staccandosi dall'idea che la sostenibilità debba dare necessariamente un prodotto che non è di qualità. Posso chiedere di andare alla slide dopo? Non va il clicker. Non so perché. Ok. Quindi nonostante... ora sì? Ok. Grazie. Nonostante i nostri genitori siano ancora convinti che passiamo le giornate a spremere le arance e fare qualcos'altro, la verità è che abbiamo messo su un processo che lavora con gli spremitori di arance, quindi gli spremitori industriali giù in Sicilia. Riceviamo quello che si chiama il pastazzo di agrumi, cioè il sottoprodotto, lo trasformiamo in una cellulosa atta alla filatura che viene poi filata, tessuta nel comasco e venduta ai brand. Probabilmente vi starete chiedendo che okay, ma c'è bisogno di tutto questo, va bene, ci sono degli scarti che vanno gestiti, perché farne proprio un tessuto? Abbiamo deciso di farne un tessuto perché la moda è la seconda industria più inquinante al mondo dopo quella dell'estrazione del petrolio. Quindi è l'industria, il settore che ha più impatti sul pianeta e soprattutto questi impatti si concentrano sull'estrazione delle materie prime. Ad oggi il 60% dei materiali utilizzati nel tessile sono di derivazione dal petrolio. Il 20% è composto dal cotone, che ha un impatto molto intenso sul pianeta in termini di acqua e uso delle risorse di terra coltivabile. Noi abbiamo trovato un metodo per creare un materiale a partire da qualcosa che altrimenti avrebbe avuto un costo di smaltimento e di gestione. L'abbiamo trasformato in un brevetto e in un marchio. Abbiamo iniziato nel 2013 col deposito del brevetto italiano dopo la collaborazione con il Politecnico di Milano. Abbiamo costituito l'azienda nel 2014, presentato il primo prototipo di tessuto sempre nel 2014 nel periodo di Expo 2015, quindi tutti in Italia ma anche all'estero iniziavano a parlare seriamente di sostenibilità legata al consumo alimentare e di riutilizzo dei materiali. E da lì è successa una cosa incredibile, siamo state contattate dal brand Salvatore Ferragamo per sapere se potevano vedere un prototipo di questo materiale e capire se si potesse collaborare. Ci abbiamo messo 3 anni a, come dire, soddisfare le loro aspettative e trasformare un'idea in un prodotto che potesse essere utilizzato realmente da un'azienda, ma ce l'abbiamo fatta e nel 2017 abbiamo presentato con loro la prima collezione fatta in tessuto dalle arance, vi farò vedere fra poco una foto. E parallelamente alla produzione per loro, nel 2016 abbiamo vinto il Global Change Award, che è un premio lanciato dalla fondazione H&M che mette in palio 1 milione di euro per 5 aziende in tutto il mondo che stanno facendo un prodotto che potrà cambiare il mondo della moda. Quindi nel 2016 succede il primo cliente, succede un metterci alla prova a livello internazionale.
che culmina col lancio della prima collezione con un sacco di possibili clienti che ci chiedono: possiamo avere il materiale? E ci troviamo di fronte a una realtà un po' scomoda, nel senso che abbiamo un sacco di possibili clienti, ma non siamo pronte a fornire il materiale come loro se l'aspettano, per un tema fondamentalmente finanziario. Quindi dobbiamo avere macchinari, dobbiamo avere finanza per poter soddisfare l'anno di produzione che c'è fra la buccia d'arancia e la consegna del tessuto, e i brand normalmente non sono disponibili a fare dei contratti di preacquisto. Ed è in questo periodo che avviene l'incontro fra noi e Impact Hub, perché decidiamo di affidare il futuro della nostra azienda, il futuro economico, il futuro della produzione, a una campagna di equity crowdfunding. Avete mai sentito parlare dell'equity crowdfunding? È una modalità per cui chiunque può diventare azionista di una nuova azienda a partire da 200 euro, 500 euro. Noi abbiamo lanciato la campagna ad aprile di quest'anno, aprile 2019, si è conclusa il 7 luglio 2019 raccogliendo più di 650.000 euro che verranno impiegati nella creazione di un impianto e nella nuova produzione. Questo è uno dei capi che sono stati lanciati dalla collaborazione con Ferragamo nel 2017. Quest'anno siamo stati inseriti nella H&M Conscious Exclusive, e la cosa incredibile è stato che il capo realizzato in Orange Fiber è andato sold out, quindi sono state venduti tutti i pezzi ad un'ora dal lancio delle vendite online. Quindi questo ci dimostra, al di là della, come dire, bontà del progetto, al di là dell'unicità del materiale che abbiamo creato, che c'è finalmente un pubblico interessato ai temi della sostenibilità anche nel mondo della moda. Vi faccio vedere un video e poi vi racconto. Non volevamo diventare eroi, ma semplicemente provare a guardare le cose da una prospettiva nuova. Crescendo in Sicilia, siamo state abituate a vedere le arance intorno a noi, fanno parte del paesaggio. Adriana ed io ne siamo state circondate sin da bambine. Per noi sono molto più che semplici frutti, sono opportunità se guardati con occhi creativi. Solo in Italia ogni anno vengono prodotte più di 700.000 tonnellate di sottoprodotto di agrumi. Adriana, con una formazione in design, ha osato porsi la folle domanda: e se si potessero trasformare le bucce di agrumi in abiti? Mi ha coinvolta ed insieme abbiamo iniziato a cercare una risposta. Per verificare la fattibilità della nostra idea, abbiamo coinvolto il Politecnico di Milano. Giorni, settimane e mesi di duro lavoro in laboratorio. Decine di test per cercare di sviluppare un processo efficace. Oggi abbiamo un meraviglioso tessuto nelle nostre mani. È sostenibile, biodegradabile e rappresenta un grande passo avanti verso un'industria della moda più rispettosa dell'ambiente. Una mente aperta può portarti lontano, così come la creatività, ma dobbiamo fare questo percorso insieme. Il futuro non è un luogo dove andare, ma un luogo da creare. Della nostra azienda. Quindi ci hanno permesso, da un lato, di strutturare un'offerta per gli investitori credibile, ma per investitori attenti all'impatto sociale e ambientale, quindi non investitore semplice, ma investitore che ha a cuore il ritorno economico di un'azienda profittevole, ma che ha un impatto fondamentalmente positivo anche sull'ambiente e sulle persone, e costruire quindi questa offerta che ha superato ogni nostra aspettativa, perché volevamo raccogliere 250.000 euro e invece insieme ne abbiamo raccolti 650.000. Quindi passo la parola a Lorenza, che vi racconterà perché hanno deciso di credere proprio in noi. Allora, di solito io inizio ciascuno speech chiedendo a tutti di abbassare le aspettative,
perché a parte il fatto che insomma sono qualche ora che magari ci ascoltate e diventa anche complicato, ma perché tutti parlano di cose complicate. E inoltre su questa cosa qua, e me la sto inventando in diretta, io rappresento gli investitori. Sapete quelli cattivi che vi danno un euro e ve ne chiedono non due indietro, ma un e mezzo, un e venti, nel giro di un paio d'anni va anche bene, ok? Quindi una cosa veramente difficile, però ho due vantaggi. Il primo è che mi ha presentato come Angelo, ok? Oggettivamente a me non è mai successo, non lo so se succederà ancora, ma è una cosa bellissima. La cosa, seconda cosa bellissima, è quello che voi avete toccato con mano. Cioè, quello che voi avete toccato con mano è seta. Non si può dire, perché non è seta, non è che viene dal bacco da seta, però è seta. Posso dirlo? È figo, è bellissimo, è una cosa stupenda. Cioè, una cosa che io poi... Poi all'inizio c'è stato anche questo video dove si dice che io ho passato la mia vita nelle grandi aziende. Va bene, dimentichiamocela sta cosa. Io ora faccio solo cose belle con gente che mi piace. Tanto, voglio dire, di slogan qua ne stiamo facendo, però il mio slogan di stamattina è questo. Stamattina, scusate, di stasera è questo. E quindi, vabbè, vi devo raccontare un po' cosa sono le Angels. Ve lo dico rapidamente. Allora, è una cosa anche questa complicata. Allora, partiamo da un concetto prima, poi vi dico chi sono le persone dietro e come si lavora. Gli angels sono delle persone che hanno soldi e capacità di selezionare e le mettono su degli imprenditori e sono disposti ad aspettare anche 10 anni prima di chiedergliele indietro. Tanto questo è un po' il concetto, ok? Per far partire una startup ci si mette 10 anni, per cui finanziare Enrica, con tutto l'affetto che sai che ho, perché oggettivamente, cioè, a me sono affezionata a te, al progetto, eccetera, eccetera, è un po' da matti darti i soldi, è un po' da matti, perché non si sa quando, se torneranno, quando torneranno, per cui uno deve credere in te, chiaramente, nella tua socia, quindi nelle persone, nella serietà, nella resilienza, tutte le parole complicate che volete, ma è proprio, caspita, lei 5 anni, io quando parlo di te racconto sempre, e no, so che non è vero, ma di fatto è vero, cioè quando uno lavora 5 anni senza sapere se una roba andrà bene o no, si innamora della, io dico sempre, gli spaghetti aglio olio e peperoncino. Cioè, non, quando tutti magari escono, fanno i viaggi, eccetera, tu sei lì che ti scaraventi sul brevetto del Politecnico che funziona o no. Cioè, è una roba per 5 anni. Quindi, 365 giorni, altri 365 per 5 volte. Complicato. Per 7 anni. Primi 2 mesi. E adesso vivremo insieme i prossimi 7, perché per far diventare questa mia azienda, tu adesso... L'anno prossimo, grazie a questa cosa, inizierai a vendere queste cose in H&M, le cravatte di Marinella, ce ne saranno alcune di Orange Fiber, e vabbè, last but not least, perché in realtà è stato il primo a credere in te, Ferragamo. Per cui insomma si parte, e però se parte dobbiamo fare lo stabilimentino. Vabbè, tanto per divertirci un po', ci siamo inventate questa cosa. Allora, quando Enrica è venuta a presentare alle Angels, che... Siamo 45 persone, donne, più o meno wealthy, abbastanza, che però hanno grandi capacità di finanza e di business. Lei si è messa su un palco e gli ha chiesto dei soldi. Ok, allora poi si alzano le mani, perché io prima di dare dei soldi a lei voglio capire bene. Allora, stavo per alzare una mano io, e in realtà ha alzato un'altra angel e ti ha chiesto ti ha fatto questa domanda. Siccome poi lei non è ingegnere meccanico, non è ingegnere chimico, lasciamo la diversità di genere, tutte queste robe qua, le ha detto: ma scusi, ma com'è che hai dimensionato la capacità produttiva e lo stock controstagionale per questo stabilimento per il quale dovrei darti i soldi?
No, perché le arance non è che si producono tutto l'anno, le bucce non ci sono tutto l'anno. Dove li stocchi? Ma c'è il costo nel riga 47 del business plan? E lei ha risposto così, più o meno. Abbiamo già provato una serie di sottoprodotti e trovato un metodo per essiccare e stabilizzare il sottoprodotto e lavorarlo tutto l'anno, e questo lo facciamo in realtà con le aziende che fanno succo. Quindi ci abbiamo lavorato 7 anni per arrivare a questa risposta, non l'ho inventata. Fu anche più precisa, però questo vi dà l'idea che io quella domanda lì l'avrei fatta a lei aspettandomi una risposta, non è... di fronte a una donna, non ingegnere, che ha fatto comunicazione, è una domanda cattiva da fare. Non utilizzo dei termini cattivi perché non si può su un palco, va bene, ma è una domanda cattiva. La risposta che lei diede è una risposta ingegneristica, da imprenditrice che per 7 anni, tum, la testa sulle cose, finché non l'ha risolta, ma non per rispondere alla mia domanda, ma per poi fare la caspita di cosa che lei vuole fare. Cioè, se vuoi fare quello che vuoi fare, non è tanto la domanda che ti fanno, ma risolvere il problema. Allora alzai la mano io, perché mi avevano rubato la domanda da fare, e caspita, la domanda cattivella dovevo fartela anch'io. Allora le chiesi, ma scusa, ma quando tu produci quella seta non seta, dopo quanti lavaggi si rompe? Non è che si rompe il primo, io con Ferragamo ti ho dato 500 euro... e alla prima macchietta si rompe, e tu risposi così. Il tessuto ovviamente per essere messo sul mercato passa una serie di test, non è adatto allo sportswear, quindi non è un tessuto che va bene per fare grandi prestazioni, ma va benissimo per un uso sugli accessori, che poi sono i prodotti che noi abbiamo fatto. Può essere lavato in casa, può essere lavato in tintoria, non si autodistrugge, ma è biodegradabile a determinate condizioni. Vittoria, io i soldi glieli do. Io e altre 45 persone, e AXA e Impact Hub. Cioè, hai di fronte una persona che risponde alle domande difficili, perché le domande difficili le servono per fare quel che le deve fare. Così è stato. In realtà, tu ci raccontasti anche che al primo tentativo si rompeva sta cosa qua, e quindi poi ci avete messo un bel po' di tempo a metterlo a posto e ci hai raccontato questo. Così, per darvi l'idea. Io non so se sono più breve o più lunga degli altri, voglio essere, il mio obiettivo è sempre quello di essere più breve. Il punto è che nelle Angels, che appunto questo gruppo di investitrici un po', tutte donne al momento, però noi siamo anche aperti a avere degli uomini che investono su donne, cioè il nostro gruppo investe solo ed esclusivamente in imprenditoria femminile. Attualmente siamo 45 donne che investono solo su donne. Fine. Qualche uomo dal lato dei finanziatori, ma lo accetteremo, ma faremo una simpatica quota blu, tanto per dirvela, perché non bisogna cambiare le logiche poi di selezione delle imprenditrici, che devono essere tutte al femminile. Però questo è quello che siamo oggi. Noi siamo oggi questa cosa perché in realtà c'è, e questo è surreale, ci sono due cose che hanno creduto in noi, ma anche prima di Lorenza. Io sono managing director di questa avventura da qualche mese. Una è la persona che vedete là dietro, che è Marco Nannini, a cui Enrica ringrazia sempre, che è il CEO di Impact Hub Milano. Quindi è un uomo insieme al CEO di AXA Italia, Patrick Cohen, che in questa foto in realtà era rappresentato dalla mia amica Elena Schneider. Quindi due uomini che hanno creduto in un'avventura di donne che investono su donne e hanno messo tempo, un po' di soldi, ma tanto tempo, tanta passione, tanta faccia per far sì che questa cosa succedesse. Questo era quello che, insomma, a me interessava dire, cioè la cosa surreale poi è che siano stati due uomini a fondarci. Adesso noi camminiamo con le nostre gambe, cerchiamo di rappresentare la parte della finanza un po' più positiva, perché io ho 47 anni, quindi vengo dagli anni 80, come anche se avevo 15 o 16, la finanza era predatoria, era sempre solo predatoria, e invece esiste, non solo noi, ma anche noi, una finanza che sia, per carità, for profit. Cioè noi investiamo in Enrica perché tra qualche anno ci dia dei bei dividendi e faccia le cose bene. Non siamo... diciamo un non profit, o insomma
un terzo settore. Noi facciamo le cose non profit, scusate, for profit, un lapsus, investiamo in queste cose, però in maniera non predatoria. Questo è quello in cui crediamo e lo facciamo, mangiando la nostra simpatica pagnotta, niente di più, niente di meno, tutti i giorni. Ovviamente, come tutti, faccio un riferimento a quelli che sono i nostri siti, piuttosto che i nostri riferimenti su LinkedIn. E non voglio usare più del vostro tempo adesso, ma parlare con chiunque, a parte la mia missione, ma anche un mio piacere. Grazie. Grazie mille, quindi oltre alla pagnotta però mangiamo arance, ho capito, dobbiamo, giusto? Grazie, grazie mille. Allora, ci apprestiamo all'ultimo incontro di questa nostra carrellata, il nostro ultimo ospite Gigi. A questo punto non ti invito io, ma aspettiamo il video di presentazione, prego. Padre di Giovanni, Teresa, Maddalena, Gabriele e Giorgio Maria, sposato con Anna Chiara e da sempre impegnato sui temi delle politiche familiari. Giornalista e scrittore, attualmente si occupa di formazione alla leadership. La sua crescita si è consolidata nella sua parrocchia, a Roma, ma ritiene importante e formativo quanto vissuto durante i viaggi nelle missioni in Sudafrica, Etiopia, Mozambico e in Tanzania, il Cammino di Santiago, unitamente agli anni di volontariato e l'organizzazione della Giornata Mondiale della Gioventù di Roma nel 2000. Preferisce la concretezza alle ideologie, il buonsenso alle polemiche sterili, le testimonianze di amore e l'accoglienza piena e incondizionata della vita rispetto a vuote parole. Secondo Gigi, è facile raccontare la bellezza della famiglia quando va tutto bene, ma è quando invece si incontrano delle difficoltà che bisogna ricordarsi di essere dei privilegiati, trasformando in concretezza le promesse che, come famiglia, si sceglie di scambiarsi. È come quando si scala una montagna, quando stai a metà non hai voglia di tornare indietro e quando piove non vorresti mollare tutto. Poi però quando raggiungi la cima e vedi il panorama, capisci quanto ne è valsa la pena. Il 28 novembre 2015 è stato eletto alla presidenza nazionale del Forum delle Associazioni Familiari. Dal 20 marzo 2002 porta i sandali per ricordarsi di lavorare ogni giorno per la pace. Gigi De Palo, a te la parola. Allora, innanzitutto dobbiamo farci tutti un grande applauso perché abbiamo battuto il record della durata degli eventi del meeting di Rimini, quindi facciamoci veramente un applauso perché è rarissimo. Io, diciamo, non ho troppe medaglie da mettermi al petto, nel senso che io volevo raccontarvi un po' la storia. Prima di essere un padre di 5 figli sono stato un ragazzo e da ragazzo, da giovane, io ho avuto una carriera scolastica molto burrascosa. Io sono stato bocciato 2 anni al liceo classico Socrate di Roma, si sente che sono romano, e ho avuto un'adolescenza molto complicata, un po' perché avevo dei genitori che mi hanno lasciato un po' così allo stato brado. Mio padre è non udente, quindi è sordo e quindi con tutta una serie di difficoltà. Mia madre invece ancora oggi crede in una santona messicana di nome Carolina. E quindi ho vissuto la mia, diciamo, adolescenza, soprattutto quando avevo 4 anni fino ai 20 anni, in un certo senso, con mia madre, con tutte le sue stranezze, come in tutte le famiglie. Nella mia c'erano queste difficoltà, ma ci sono in tante. E ho sperimentato il fatto che si cade, ci si fa male, si fallisce. 2 bocciature non sono delle medaglie, 2 bocciature sono dei fallimenti. Quando io ero ragazzo sono cresciuto con il refrain delle persone vicino alla mia famiglia che dicevano, alla romana la dico, tu dovresti essere 2 ore mi fio, che è un modo molto carino per dire mi farebbe piacere educarti e averti tra le mani per 2 ore, così ti riempo di botte e ti faccio capire come si vive. Perché? Perché avevo tantissima energia, tantissima. Amavo fare tante cose, ma tanta energia che voi manco ve la potete immaginare. Qual è il problema? Che non la riuscivo a canalizzare per il verso giusto. Facevo dei danni incredibili, scappavo di casa, non andavo a scuola. Qua c'è mio figlio, non dovrebbe sentirle queste cose, mi vergogno, però di fatto era così. Diciamo che mio figlio adesso si è tinto i capelli, quindi anche lui ha mostrato, no, alcune caratteristiche. Per dire che cosa tutto questo? Che
che fino a quando non ho trovato un educatore, fino a quando non ho trovato delle persone, fino a quando ho trovato un sacerdote, nel mio caso un catechista, che mi hanno detto che la mia vita poteva essere diversa da come l'avevo impostata, che le mie cadute potevano essere una grandissima occasione, che potevo disobbedire al presente che stavo vivendo, che potevo disobbedire alle difficoltà che stavo vivendo e che non era tutto scritto, ma che potevo fare della mia vita veramente un'opera d'arte, un capolavoro, io fino a quando non ho creduto a quello ne ho fatte di cotte e di crude. Se mi avessero detto a 20 anni che cosa vuoi fare della tua vita, ma pure se me l'avessero detto a 16-17 anni, io avrei risposto, un po' nella biografia si è evinto, il rimorchione cattolico, che è una figura molto presente anche qua al meeting, no? Ce sono tanti, ma che gira nelle parrocchie. Io mi occupavo, facevo il giornalista, mi occupavo di temi missionari, andavo nelle giornate mondiali della gioventù, cattolico, quindi senza esagerare, non come te che volevi riempire il letto, io cattolico, rimanevo ancora un po' sul... E fondamentalmente il mio approccio era: che cosa vuoi fare? Vorrei scrivere di Africa, e lavoravo in un giornale che si occupava appunto di temi missionari, di temi sud del mondo, girare il mondo. E se mi avessero detto: ma ti vuoi sposare? Io avrei detto no. Oggi mi rendo conto che se mi avessero detto: metti la firma qui, ti sposerai tua moglie, già lì avrei tentennato, perché conoscevo quella che sarebbe diventata mia moglie, Anna Chiara. Farai un figlio? Vabbè, un figlio lo fai. Farai due figli? Vabbè, ci puoi stare. Farai il presidente delle ACLI di Roma? Vabbè, una bella esperienza, 40.000 tesserati, una realtà grande. Farai un terzo figlio? Già lì avrei detto, insomma, è un po' complessa la situazione. Tu che sei stato bocciato 2 anni... verrei chiamato a fare l'assessore alla scuola del comune di Roma. Avrei detto no, vabbè, questa è fantascienza, io sono stato bocciato. La Fedeli, ve la ricordate, no, mi spiccia a casa, cioè non ha inventato nulla fondamentalmente. Farai un quarto figlio, farai il presidente del forum delle associazioni familiari, poi ti nascerà un quinto figlio con la sindrome di Down. Se mi avessero detto guarda, questa sarà la tua vita, io avrei detto: voi siete scemi, non metto la firma nemmeno sotto tortura, non l'avrei mai fatto. Oggi vi dico, e parlo in particolar modo ai ragazzi, che io sto vivendo una vita 100.000 volte più bella, più affascinante, più avventurosa di quella che immaginavo da sedicenne. Questo perché? Perché i percorsi sono mai lineari, lo abbiamo sentito. Sono un pochino così, sali e scendi. Le sue vie non sono le nostre vie. Quello che noi ci costruiamo nella vita, quello che noi cerchiamo di costruirci, poi alla fine non va mai come vorremmo. Tuttavia, tante volte, la vita ha una fantasia molto più bella della nostra. La vita ci porta a fare cose infinitamente più belle di quelle che sognavamo. Questo è il mio caso. Oggi, da padre e da presidente del forum delle associazioni familiari, riprendendo un po' quello che aveva detto il dottor Donnarumma all'inizio dell'incontro, mi rendo conto che cosa? Che non si va da nessuna parte se non c'è quella che il ministro Bussetti avrebbe chiamato patto di corresponsabilità educativa. E io dico una cosa in più: non ce ne frega niente del patto e dell'alleanza famiglia-scuola, ci vuole qualcosa in più. Ci vuole una reciproca stima tra famiglia, scuola, mondo delle imprese, mondo del lavoro. Cioè non basta il fare un patto, facciamo un patto perché dobbiamo fare un patto, non basta un'alleanza che è formale. Ci vuole il comprendere che cosa? Che siamo parte di un bene comune più grande e che o lavoriamo remando tutti nella stessa direzione e che non dobbiamo tollerarci, ma dobbiamo stimarci realmente a vicenda, famiglia, scuola, docenti, studenti, mondo del lavoro, mondo delle imprese, oppure questo paese non va da nessuna parte. È stato detto che il 65% dei giovani che oggi nascono non conoscono, non faranno, cioè il lavoro che faranno ancora non è stato inventato. Bene,
Allora io dico, aiutiamo anche le famiglie a formare, formiamo le famiglie a questo tipo di discorso, formiamo le famiglie anche a, a questo digital divide che oggi c'è dal punto di vista tecnologico, aiutiamo le famiglie a colmarlo. E dall'altra parte, da padre vi dico, genitori, l'approccio educativo nei confronti delle nuove tecnologie non può essere togli sto coso, stai troppo tempo sul cellulare, spegni sto coso, non può essere quello. Perché l'educazione non ha a che fare con i no, l'educazione ha a che fare con i sì, ha a che fare con le proposte, ha a che fare con l'aprire scenari, ha a che fare, come si diceva, con la semina. Quest'anno per la prima volta a casa al mare ho mangiato dei fichi, io sono ghiotto di fichi, che mio nonno, che oggi non c'è più, aveva piantato con me con un albero. L'educazione è questo, è sapere che tu stai piantando un albero e che tu non raggiungerai, molto probabilmente non mangerai tu questi frutti. Una professoressa, se c'aveva me, diceva: ma questo è un ramo secco, questo non può fare niente nella vita, ma continuava a educare, continuava a darsi in pasto. Un padre e una madre tante volte educano sapendo che un figlio a un certo punto li manderà a quel paese, perché le cose che gli dicono, come è stato detto, magari non le apprenderemo in famiglia. Concludo, perché non voglio sforare e non voglio battere il record dei record. Il tema è uno: qua si tratta di comprendere che siamo tutti chiamati a lavorare per il bene comune, che non è la somma degli interessi particolari. Il bene comune non è l'interesse dell'impresa, l'interesse della scuola, l'interesse della famiglia uguale il bene comune. No, è qualcosa in più. E che cos'è questo qualcosa in più? È semplice: fare bene quello che stiamo facendo. Una professoressa che deve fare per lavorare per il bene comune? Deve fare la professoressa al 100%, con tutto quello che può, deve dare a un ragazzo tutto quello che può. Un genitore come fa a lavorare per il bene comune? Deve tornare a casa e non deve dare ai figli gli avanzi del suo tempo, ma deve dargli l'energia. Un ragazzo come può lavorare per il bene comune? Deve studiare, mettendoci tutto se stesso. Quello che noi siamo chiamati a generare nei ragazzi non è tanto ti insegno a fare qualcosa, quanto tirar fuori che cosa? Quelli che Rocky III, chiedo scusa, non è una citazione molto colta, definiva gli occhi della tigre, quel desiderio di pienezza, quel non accontentarsi della mediocrità e della sciatteria con cui tutti spesso facciamo le cose. Ecco, io credo che le esperienze di oggi, anche del nostro amico che faceva box, io non l'ho segnato, Azzel, sì, volevo dire, ti dimostra questo, che anche una persona che inizia a fare dei rumori ascoltando un video, ma li fa con passione, li fa con gli occhi della tigre, li fa come fosse un capolavoro, un'opera d'arte, li fa trasformandoli in arte. Questo è il messaggio che mi sento da dire. E l'ultimo è che tu ci stai o non ci stai in questo mondo, non è neutro, non è uguale. Abbiamo bisogno di tutti, nessuno escluso. Non possiamo pensare che tu ci sei o non ci sei è la stessa cosa. No. Io questa cosa la comprendo e l'apprendo ogni giorno quando a Roma vado al centro Elis e vedo quelli che per il mondo sono scarti diventano figli, quelli che per il mondo sono delle persone di troppo e sono dei problemi, nel centro Elis diventano opportunità di crescita e anzi c'è un investimento tale perché lì si pensa appunto. E chi me l'ha detto che questo scarto del mondo non possa diventare un giorno il Presidente del Consiglio? Ai tanti concorrenti. Grazie. Grazie Gigi, grazie mille. Bene, mi associo, diciamo, al desiderio di Gigi di non andare troppo lungo, quindi chiudo semplicemente ringraziando tutti voi di averci fatto compagnia in questo evento. Vi invito, come ho fatto prima, a seguirci, a continuare a vivere insieme a noi questa sfida di aiutare i giovani
e aggiungo, aprendo una piccola parentesi, anche i meno giovani a scoprire quelle che possono essere le opportunità lavorative del futuro attraverso quelle che sono le nuove competenze, le nuove sfide che ci sono, perché oggi abbiamo parlato molto dell'ispirazione verso i giovani, ma altrettanto vero è ispirare e aiutare persone che già si trovano nel mondo del lavoro a reinventarsi quotidianamente e aggiornarsi. E quindi vi lascio con un augurio di buon proseguimento a quello che sono i prossimi appuntamenti del meeting e ribadisco con la speranza che abbiate oggi conosciuto per molti di voi una realtà nuova come quella di Elis e avere magari l'opportunità di rincontrarci presto in qualche evento e qualche progetto da fare insieme. Per chiudere vorrei intanto ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questo evento, presenti e non presenti, Giada, non vedo Anna, tutti quelli che hanno lavorato dietro le quinte, e vorrei chiudere, se vi fa piacere, con una foto, ricordo, con tutti voi che avete contribuito, ma invito chiunque voglia venire a farsi questa foto ricordo con noi per avere un ricordo tangibile di questa serata. Grazie a tutti. Gigi, vieni a fare una foto. Valentino, dai.